Bene, buon pomeriggio, benvenuti. Sono in attesa, siamo in attesa dei relatori che stanno arrivando. Intanto possiamo cominciare con la relazione di mia competenza. Oggi era un convegno, è un convegno come sempre in videoconferenza di gruppo accreditato dal Consiglio Nazionale Forense. Come avete visto, con tre crediti formativi, di cui uno ordinario e due validi per la materia obbligatoria della deontologia. L'idea che era nata sugli argomenti che fanno parte di questo nostro incontro di oggi era quella di fare un focus su alcuni argomenti previsti nell'ordinamento professionale, la legge 247 del 2012. È una legge nata ormai molti anni or sono e che ha trovato attuazione con una serie di decreti ministeriali, moltissimi decreti ministeriali, alcuni entrati in vigore immediatamente, altri impugnati davanti a tribunali amministrativi e sostanzialmente siamo addirittura dopo 10 anni in dirittura d'arrivo per quanto riguarda la completa attuazione della legge. Il legislatore, il 31 dicembre del 2011, quando ha approvato il provvedimento, la legge 247, invece di soffermarsi, come nelle altre leggi, e quindi individuare tutte quante le problematiche per evitare discussione, era la fine della legislatura quell'anno, approvò una legge in cui erano previsti i principi generali caratterizzanti la nostra professione. Quindi a distanza di moltissimi anni, di ben 70 anni circa, dal 1933, viene approvato il nuovo ordinamento forense e con l'apertura, o meglio, il collegamento, o ancora il richiamo, meglio, l'attuazione con ben 35 decreti ministeriali che sono stati approvati in questi ultimi 10 anni. Attraverso un passaggio al Consiglio Nazionale Forense che ha assunto diverse funzioni molto importanti e poi attraverso naturalmente i decreti ministeriali del Ministero della Giustizia. Da ultimo abbiamo visto alcune settimane or sono il decreto ministeriale sui nuovi parametri, entrato in vigore a fine ottobre. Ancora ce ne sono un paio che sono in fase di discussione. Il primo riguarda le specializzazioni. Quest'anno è entrato in vigore anche l'altro decreto ministeriale che era stato rinviato per molti anni in conseguenza della impossibilità di applicare la norma riguardo l'accesso alla professione forense da parte dei giovani avvocati. E l'ultimo rinvio non c'è stato, tant'è che a maggio, aprile, anzi, del 2022 il decreto ministeriale, non viene, il decreto ministeriale 17 non viene rinviato e quindi si attiva una procedura nuova per l'accesso alla professione, perché accanto alla pratica forense, di cui parlerò fra un attimo, prevista dalla normativa, sempre dalla 247, si attiva un corso di preparazione obbligatorio e integrativo del tirocinio. Sostanzialmente, i giovani che entrano a far parte della nostra bellissima professione devono iniziare la pratica e contemporaneamente, in parallelo con la pratica forense, tutti, anche quelli che sono svolgono l'attività presso gli uffici giudiziari o in altri posti, devono necessariamente svolgere la pratica, svolgere il tirocinio forense. Vieni Carlo, è arrivato il primo relatore, l'altro relatore sta arrivando perché era impegnato. Vieni un attimino, facciamo così, ti metti là. Così quando viene la sua panna, facciamo stare lì, stavo parlando io. Vai. Ecco Ci sei? Sì.
È arrivato l'avvocato Carlo Testa, io mi tolgo la mascherina mentre parlo, lui se la mantiene perché necessariamente ancora siamo obbligati da questo maledetto virus che ci costringe ancora a vivere in questo modo. Carlo Testa è stato un consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma per molti anni, siamo stati insieme, è stato consigliere tesoriere. Ultimamente si è dedicato alla formazione e all'aggiornamento professionale con l'Accademia degli Studi e con l'associazione di cui è presidente onorario. Quindi ha una formazione e una particolare specializzazione, uso questo termine, relativamente alla nostra professione forense. Allora, io chiudo un attimino poi il discorso iniziale prima di passare la parola all'avvocato Testa. E stavo dicendo che da aprile, dal 1 aprile di quest'anno è entrato in vigore il nuovo decreto che ha modificato, o meglio ancora, ha integrato la normativa prevista nell'articolo 43 della legge professionale che rinviava ad un decreto ministeriale le modalità per organizzare il tirocinio con la frequenza ad un corso obbligatorio con profitto per un periodo non inferiore ai 18 mesi attraverso corsi di formazione attivate da scuole forensi autorizzate. Il primo comma dell'articolo 43 entra in vigore infatti il 1 aprile del 2022, creando grossi problemi perché molti giovani colleghi che si sono iscritti dopo il 1 aprile non sono stati bene informati o erano distratti e quindi non hanno iniziato il corso integrativo, non sono stati informati dai consigli dell'ordine, dai legali e non avendo iniziato il primo semestre potrebbero addirittura saltare l'anno perché dovrebbero per legge fare 3 semestri. 18 mesi e quindi saltare la sessione del 2023 e fare quella del 2024. Infatti poco fa è venuto un giovane collega disperato e dice: sono venuto a conoscenza da poco di questa novità e non so come fare. Sostanzialmente la nuova normativa, stavo dicendo prima, prevede la necessità di un corso di formazione obbligatorio che è parallelo, integrativo alla pratica forense. Il Consiglio Nazionale Forense è dovuto intervenire già con alcuni pareri, perché sono sorti diversi problemi, se il corso poteva essere fatto, diciamo, con date che di volta in volta fissate dal corsista o dal praticante, ma la norma è abbastanza chiara, essendo un corso integrativo della pratica forense. I corsi devono essere svolti contemporaneamente alla pratica forense. Quindi io, giovane laureato, mi iscrivo al registro dei praticanti e devo attivarmi oltre alla normale pratica, a partecipare all'udienza, a fare quello che prevede la normativa ordinaria, iniziare un corso obbligatorio. È la stessa decreto ministeriale poi che ha attuato l'articolo 43 che ha stabilito 3 periodi. Proprio per dare la possibilità a tutti noi praticanti di iniziare il percorso formativo obbligatorio. C'è un primo periodo che va da maggio ad ottobre, che ormai è passato naturalmente, c'è il secondo periodo che va da novembre ad aprile e poi continua sempre il ciclo, maggio-ottobre, novembre-aprile, maggio-ottobre-novembre-aprile, quindi superato le date, considerata la delibera di iscrizione, inizia la necessità di iniziare il percorso formativo. Il legislatore aveva previsto con l'articolo 43 questa ulteriore attività per i praticanti proprio per creare a fianco alla pratica effettiva, alla partecipazione allo studio, alle udienze e alle altre attività, ai famosi registri che devono essere predisposti e portati dal Consiglio dell'Ordine anche una preparazione particolare, tant'è che nel decreto ministeriale prevede uno sviluppo nei 18 mesi di 160 ore che vanno ripartite in 3 semestri,
per quanto ci riguarda, i corsi che sono stati attivati oggi prevedono un periodo di 60 ore, ogni corso è 60 ore. Di queste 60 ore bisogna obbligatoriamente farne almeno l'80%, quindi siamo 6 per 8, 48. Si tratta di un piccolo impegno, non è un enorme impegno, ma che è un impegno che è collegato alla necessità di dare al praticante anche quel supporto, diciamo, didattico, scientifico, pratico, per affiancarlo all'attività normale che viene svolta negli uffici degli studi legali. Tant'è che, dicevo, il decreto ministeriale stabilisce che il corso deve affrontare quasi tutte le materie previste dalla legge professionale, e quindi vanno al diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, e poi ancora le altre materie, diritto ecclesiastico, internazionale privato, diritto del lavoro, diritto commerciale e così via, e deve essere sviluppato. Devono essere sviluppate queste 60 ore nell'arco dei 6 mesi, dando la possibilità e scegliendo le fasce orarie idonee per dare la possibilità naturalmente ai tirocinanti di continuare a svolgere la pratica forense in modo corretto. Diciamo che la normativa è entrata in vigore, anche se ha subito e sta subendo alcuni piccoli problemi, perché la norma prevede sempre che alla fine del semestre il tirocinante deve superare una prova con delle domande a risposta multipla e poi passare al semestre successivo. Naturalmente c'è un piccolo ritardo nella commissione di esame da parte del Ministero, che deve essere comunicata, o meglio, deve essere nominata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo l'entrata in vigore, però sappiamo che i problemi del governo, il cambio del governo, il cambio del ministro, eccetera, ha ritardato questo adempimento, e quindi probabilmente il primo semestre basterà dimostrare di aver partecipato all'80% di un corso organizzato, lo ripeto ancora una volta, perché abbiamo visto alcune scuole forensi che hanno organizzato i corsi, stanno rilasciando degli attestati. Il corso deve essere organizzato da una scuola forense accreditata. Le scuole forense accreditate sono le scuole dei consigli dell'ordine di tutta Italia, quindi sono moltissime le scuole, poi le scuole che sono state accreditate dal Consiglio Nazionale Forense, come è stata accreditata il 23 settembre di quest'anno la Scuola Forense Foro Europeo, e che ha rilevanza nazionale, tant'è che ai nostri corsi partecipano i praticanti da iscritti in tutti i consigli dell'Ordine di Italia. Questo è un elemento molto importante, quindi Scuola Forense del Consiglio dell'Ordine o Scuola Forense accreditata dal Consiglio Nazionale Forense. Si tratta di un adempimento che a prima vista potrebbe sembrare aggiuntivo all'attività professionale, ma non è così, perché il decreto ministeriale parla di una impostazione del corso su linee guida pubblicate dal Consiglio Nazionale Forense. Le linee guida stabiliscono come le scuole devono svolgere l'attività didattica, quindi non è un corso ripetitivo universitario, ma è un corso basato sulla casistica, sui quesiti e pareri, per insegnare ai tirocinanti come si sviluppa, come si fa una scaletta su un parere, su un quesito, e come si sviluppa un parere o un atto scritto. E quindi è molto importante perché, diciamo la verità, lo sappiamo meglio anche noi che svolgiamo la professione ormai da molti anni, che molte volte il praticante che partecipa e frequenta uno studio non ha il tempo, usiamo questo termine, di approfondire alcuni argomenti, perché preso dalla necessità di svolgere gli atti, di preparare gli atti dello studio e così via. Questa è una delle novità molto importanti. C'è l'altra novità che è entrata in vigore, lo dicevo prima, ad aprile di quest'anno, a ottobre di quest'anno, scusate, riguarda il noi
parametri, ma io mi fermo qua e poi passerò alla seconda fase della relazione di mia competenza riguardo all'ordinamento professionale e penso di passare il microfono all'avvocato Carlo Testa, il quale ci delizierà su un argomento che molte volte viene considerato molto pesante, che è la deontologia. Purtroppo è un argomento pesante, però sappiamo che è un argomento molto importante perché il nostro codice deontologico stabilisce alcuni principi fondamentali che ci danno la possibilità di trovare sempre la strada diritta per svolgere la nostra professione. Il codice deontologico previsto dalla nuova legge professionale, a differenza della legge del 33, non era previsto il codice deontologico, anche se poi è stato nel 67 in virtù di una delibera del Consiglio Nazionale Forense, in virtù di alcune sentenze della Corte di Cassazione, ha attivato un codice deontologico con il coordinamento di tutti i consigli dell'ordine. Oggi è previsto dalla nostra legge professionale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha subito alcune piccole modifiche recentemente sulla tipizzazione dei casi e delle indicazioni previste dal codice deontologico, ma mi fermo qua come prima introduzione, passo la parola all'avvocato Carlo Testa, che ho già presentato, e poi magari iniziamo il discorso successivo. Attendiamo anche l'avvocato Isabella Maria Stoppani, che è un consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma, è consigliere nazionale, è stata anche consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma, è un consigliere nazionale e che sta arrivando, sta facendo un'udienza al Tribunale amministrativo e quindi avremo modo poi di sentire anche dal Consigliere nazionale quali sono le novità. Carlo, ti passo il microfono. Sì. Buongiorno a tutti, grazie a Domenico dell'invito e complimenti per la struttura che noi abbiamo qui, questo foro europeo, il tempio della telematica, poi il presente e il futuro dell'avvocatura. Ricordiamo sempre che tu sei stato il nostro partecipe e hai dato le basi a tutta l'avvocatura con il famoso convegno all'Ermitage dell'87. Anche non Ecco, ricordo di sì, Ermitage. Sono stati praticamente alcuni anni, è il alcuni primo anni convegno che abbiamo fatto. sulla telematica, e siamo arrivati appunto al processo telematico e a questa situazione, questo totale cambiamento di prospettiva. Proprio qui vorrei partire però, perché molti mi dicono che l'avvocatura è cambiata rispetto a tanti anni fa, quando abbiamo cominciato la professione, è vero, è cambiata. E molti mi dicono: beh, ma tu fai discorsi di tipo morale, di questi valori tradizionali, ma cosa può servire? Molti dicono ignorantemente. A un'avvocatura che invece si basa tutto sulla tecnica, sulla velocità, sul dinamismo, sulle macchine sostanzialmente. Ormai sulla distanza con le videoconferenze, come E stiamo sulla facendo. distanza, eccetera. Serve ancora parlare di valori e di impegni, di tradizioni, di senso di appartenenza a un ordine? Serve ancora un codice deontologico, una deontologia, un tribunale interno che giudica sotto il profilo deontologico i nostri comportamenti? O è qualcosa che è un retaggio del passato che vorremmo mantenere un po' per vie nostalgiche? Beh, io vi posso dire che per dovere associativo, essendo presidente di onorario di un'associazione di giovani avvocati, l'AGIFOR, per avere in famiglia un giovane avvocato che da poco è diventato, quindi conosco lui e le sue problematiche dei giovani colleghi che iniziano la professione, che in realtà se l'avvocatura è cambiata sotto l'aspetto del lavoro, della metodologia del lavoro, molti problemi e fondamentali problemi dell'avvocatura sono rimasti gli stessi. Perché è vero, io ho invidia un po' di questi giovani che mentre stanno sul computer, magari dal letto, fanno le notifiche, mentre noi ci alzavamo alle 4 di mattina, noi collaboratori, per andare a fare la fila. Abbiamo a notificare gli altri, quindi c'è certo una differenza e va apprezzata e va valorizzata. Ma quando però vedo i giovani colleghi e colleghe che davanti a delle problematiche che sono sempre le stesse, si interrogano un po' con angoscia sul presente e sul futuro della professione, allora vedo e intendo che la deontologia invece è di grande attualità, l'ordine forense, la deontologia. E soprattutto il senso di appartenenza a un ordine e la forza di un consiglio dell'ordine e delle istituzioni forensi. Voi pensate all'angoscia, vi vedo nei giovani, l'angoscia nei confronti di un cliente che magari dopo aver lavorato per anni non ti paga, o
o magari quando mandi una parcella ti fa un esposto perché non, per una scusa per non pagarti un'attività che hai svolto con serietà e dedizione. Oppure quando hai a che fare con una controparte, che magari per vendetta o per rivalsa su una causa persa, magari manda esposti al, o offende o crea problemi al difensore della controparte e spesso praticamente disarmata di fronte a tanta violenza e tanta perfidia che nella società sta galleggiando rispetto magari a decenni fa, quando magari la parola data aveva un valore di impegno, aveva un valore anche il rispetto dell'avvocato, del professionista, cosa che oggi tutto è sparito. E vediamo giovani avvocati che sono angosciati anche da comportamenti di molti giudici, che sappiamo bene, che salvo poche minoranze, se una minoranza, oggi come viene amministrata la giustizia in serie, o con ritardo, con provvedimenti che ritardano e che spesso non soddisfano i criteri e le aspettative delle parti, né quella che vince la causa né quella che la perde, perché motivazioni che noi abbiamo esperienza in questo senso, fatte col ciclo stile, anche addirittura in Cassazione, non aiutano alla deflazione giudiziaria, ma portano a una disperazione o alla rinuncia del diritto, oppure a mandare avanti in contenziosi e in ulteriori gradi di giudizio una controversia che invece poteva essere risolta addirittura in un'udienza. E poi il problema del legislatore. Noi abbiamo avuto un'avvocatura e una magistratura, un mondo della giustizia che dal 1942 al 1990 ha svolto la propria attività con le stesse leggi e la stessa giurisprudenza. Cambiavano lentamente con ponderazione. Dal 1990 in poi, dobbiamo dire, c'è stato un coacervo di legislazione che è contraddittoria e direi schizofreniche. Siamo andati avanti e indietro, processo orale, processo non orale, processo del lavoro, processo scritto. Adesso un'altra riforma, che hanno creato confusioni soprattutto in ordine all'interpretazione della legge e la soluzione dei problemi pratici. Davanti a queste situazioni è sufficiente avere una macchina potente a studio, organizzazione telematica, che è naturalmente fondamentale, ma per difenderci da tutte queste situazioni che il mondo della giustizia vive come viveva 20-30 anni fa. Ecco quindi la necessità e l'attualità di una struttura che garantisca vecchi e giovani avvocati, chi inizia la professione, chi la sta svolgendo da anni e chi sta al termine della propria professione, per garantire che il lavoro proprio venga rispettato, retribuito e l'avvocatura in quanto tale venga considerata in quel prestigio sociale che le spetta come classe dirigente di una nazione. E allora qual è la soluzione? Noi siamo dei giuristi, quindi abbiamo cercato di trovare questa difesa attraverso delle norme. Ecco quindi il fondamento della deontologia, sta in questa esigenza di difesa, che è poi un'esigenza umana, della difettività, dell'esigenza di strutturare la relazionalità umana, come dicevano gli istituzionalisti e giusnaturalisti del secolo scorso, fare in modo che le azioni umane si relazionino con misura, con ordine, per garantire l'armonia nei rapporti individuali e interpersonali. Questa è la funzione del diritto, questo è lo scopo del diritto e questa è sostanzialmente anche, di conseguenza, la ragione d'essere della deontologia professionale. Vedete, noi riteniamo che il diritto e quindi anche la deontologia parta da un presupposto che ha una natura propria, è fondata sul dovere, su delle norme che si collegano l'un l'altro in una strutturazione per creare delle istituzioni e hanno come finalità appunto la misura, l'armonia. Il legislatore dovrebbe essere un po' come il musicista con i suoni. Il legislatore deve lavorare e adattare le azioni e collegare le azioni come il musicista con i suoni, perché ci sia una bella musica deve essere armonica. Così le azioni, il giurista le deve strutturare, relazionare da loro per rendere armonica la società nella relazionanza. E ecco quindi il significato della norma giusta, la norma che garantisce questa relazionalità misurata.
E il fondamento della deontologia è questo. Le norme che governano la professione, che quindi indicano qual è il bene per l'avvocato, il bene per la bontà dell'azione per raggiungere il risultato che è quello della giustizia, quello di realizzare l'ordinamento giuridico, deve essere strutturato in un ordinamento. E questo ordinamento noi lo abbiamo appunto, dobbiamo costruirlo giorno per giorno con dei valori che sono sempre però fondamentali, sempre fissi, eterni, a fondamento della nostra professione. Mi si permetta una differenza, di mettere in rilievo una differenza tra una norma morale e una norma giuridica. Facciamo un esempio. Norma morale, ad esempio, è non uccidere, no? Perché è un principio che dà sostanzialmente un ordine e un valore alla difesa della vita. Norma giuridica, invece, è chiunque uccide, chiunque cagiona la morte di un uomo, ad esempio, il codice penale, è punito con. Mette in relazione due azioni, ma a difesa di un valore che è un valore morale. È stabilito appunto nella vita, nella difesa della vita. E questo è un esempio classico che fa capire la differenza tra una norma morale che dà un dovere, da un ordine, e la norma giuridica che non è un ordine, a differenza di qualcuno, qualche filosofo del diritto, anche nel secolo scorso ancora sosteneva, cioè come il diritto come una forma di comando, di controllo della società. No, non è così. Il diritto è una struttura che relaziona, direbbe alcuni filosofi, anche del secolo attuale, che garantisce il rapporto tra pari, un rapporto che va al di là delle differenze di classe, delle differenze politiche, differenze sociali, per garantire a tutti e a chiunque una unitarietà, una parità di relazioni e di trattamento. Quindi questo, noi costruiamo la norma giuridica e tanto più anche la norma deontologica, dobbiamo tener conto di questa funzione, che è quella appunto di dare un dovere che sia riconoscibile e riconosciuto da tutti, a tutela di che cosa? Della funzione e della natura della professione, della finalità della professione forense, che è quella di realizzare l'ordinamento. E noi siamo parte del mondo della giustizia, che è composto, come ben sappiamo, da altri soggetti: il magistrato, il pubblico ufficiale, il legislatore. E come devono comportarsi tutti questi nell'ambito di questo mondo della giustizia affinché realizzi la funzione stessa? Anche loro, tutti i vari componenti del mondo della giustizia, hanno delle norme appunto deontologiche finalizzate a realizzare la giustizia. Tutto quanto è fondato su un valore però fondamentale che è comune a tutti. Qual è? Il valore dell'indipendenza. Ecco l'importanza di questo concetto di indipendenza che deve caratterizzare tutte le professioni del mondo della giustizia. Anche il magistrato, pur avendo uno stipendio dallo Stato, deve avere un'indipendenza di formazione, di giudizio, senza pregiudizi appostarsi al caso concreto. Il legislatore, anch'esso, pur condizionato dalle maggioranze parlamentari o dalle sue provenienze politiche, il legislatore dovrebbe essere anche questo indipendente rispetto a quello che va a costruire sotto l'aspetto giuridico. Esempio del legislatore indipendente, naturalmente, lo sappiamo tutti, è Giustiniano, l'imperatore, che pur avendo assoluti poteri all'epoca dell'impero romano, non impose le proprie ideologie, le proprie credenze, il proprio partito politico nel realizzare il corpus iuris civilis, nel rimettere insieme tutte le norme dell'ordinamento giuridico romano, ma prese i 12 più potenti giureconsulti, più famosi, più importanti, e gli ordinò di raccogliere l'esperienza, quella che diceva Fonsavigli, la coscienza di un popolo che si manifestava attraverso centinaia di sentenze in tutte le parti dell'impero, e costruì un sistema giuridico partendo dal basso, partendo dalle esigenze dell'azione umana che si rilevavano dal basso. Ecco il legislatore quindi indipendente, non certo le maggioranze parlamentari che si fanno condizionare dalle proprie provenienze di classe, di partiti, di idee, anche di principi religiosi che infettano insieme alla politica, possono infettare la neutralità della norma giuridica e la sua funzione. E quindi ecco il problema del legislatore, che deve essere quindi indipendente sotto questo profilo, insieme all'indipendenza della magistratura, che è un concetto che naturalmente oggi è molto attuale, molto di attualità, ma senza una magistratura indipendente non si fa certo una buona giurisdizione. Indipendente vuol dire libera dai pregiudizi, naturalmente ideologici, pregiudizi anche questi di tipo
di tipo ideologico che non devono prevalere nell'attività giurisdizionale. E l'indipendenza dell'avvocatura, ecco il valore fondamentale. L'avvocato indipendente, ancora di più, nel momento in cui sappiamo e abbiamo coscienza che la nostra funzione di realizzare la giustizia, l'ordinamento giuridico, è molto particolare, molto difficile, perché vedete, noi siamo giuristi di una parte, entriamo nel mondo giuridico a difesa di una parte, quindi rischiamo quell'imparzialità, che per un giudice è un disvalore, per noi l'imparzialità è un valore, noi dobbiamo difendere una parte, ma nell'ambito di sapere che dobbiamo realizzare l'ordinamento, quindi indipendente dalla parte nello stesso tempo, quindi al servizio della parte professionalmente, ma indipendente come persona, come metodo di giudizio, come valutazione del caso. Quindi quelle norme che impediscono all'avvocato di essere indipendente sono quelle norme fondamentali dell'ordinamento deontologico, come sappiamo, quello di evitare di avere un cliente, di essere stipendiato da un ente e fare l'avvocato, non può essere un dipendente pubblico un avvocato. Sappiamo che l'avvocato pure all'interno del proprio studio deve avere propri clienti anche importanti, ma non può essere sottoposto a una direzione esterna rispetto al comportamento e alla difesa giudiziale, quindi l'assoluta indipendenza dell'avvocato. E questa assoluta indipendenza, fondamento della professione forense, è naturalmente stata la base della storia della deontologia pratica, dell'applicazione pratica, perché, come diceva Domenico prima, non abbiamo avuto in Italia una legge che nel 1933 aveva solo due punti di riferimento, non un articolo, non un codice, ma due valori di riferimento, dignità e decoro. E tutti i provvedimenti, diciamo così, di rinvio a giudizio dei colleghi esposti a un procedimento disciplinare facevano riferimento a questa violazione di questi due principi, la dignità e il decoro. Pensate un po', due principi che potevano essere applicati alle miriade di fattispecie che venivano sottoposti ai consigli dell'ordine nella loro attività disciplinare. Ma perché dignità e decoro? Proprio perché la dignità e il decoro consente l'indipendenza dell'avvocato. Attraverso questi due valori, dignità e decoro, tutela di questi due valori, si realizza automaticamente l'indipendenza, che è il valore fondamentale dell'avvocato e degli altri professionisti del mondo della giustizia. E naturalmente l'attività giurisprudenziale dei consigli dell'ordine, attraverso questi due valori, ha costruito una serie di altri gambi di norme che sono discese da questa applicazione dell'applicazione pratica di questi due principi, tant'è che poi si è sentito il dovere di fare di riordinare, come fece Giustiniano, tutta questa giurisprudenza in un codice. Quindi diciamo che il codice deontologico è il risultato di un'attività giurisprudenziale dei consigli dell'ordine ultradecennale, quindi non qualcosa calato dall'alto, non bisogna vederlo come qualcosa che ci ha imposto la politica o il politicante, no, è qualcosa che ci ha messo a disposizione appunto l'esperienza giuridica, l'esperienza disciplinare di decenni di attività disciplinare e di governo dei consigli dell'ordine. Ecco perché è nato il codice deontologico, per una esigenza di sistemazione di quello che era la miriade di attività che sostanzialmente disciplinare che è stata amministrata negli anni in tutti i consigli dell'ordine d'Italia. Da qui è uscito il codice deontologico e quei valori che sono i primi 12 articoli del codice attuale sono esplicitazioni e specificazioni appunto dell'indipendenza della magistratura, dell'avvocatura e quindi dell'identità e del decoro che è necessario avere per conservarli ed attuarli. E direi che questo discorso ci comporta cosa innanzitutto, che la nascita e il codice deontologico e la sua affermazione e la sua averlo ribadito nella legge professionale del 2012 e poi averlo approvato successivamente ha portato quindi a una forte sistemazione e anche tipicizzazione degli illeciti, non tipicizzazione totale perché c'è sempre la possibilità di allargare, diciamo così, la visione e le attività e anche quello che sono i possibili illeciti, sempre nell'ambito dei principi dell'ordinamento, ma diciamo ha dato una sistemazione fattuale per dare anche maggiore facilità di consultazione e di preparazione a chi si prepara ad entrare nel mondo della professione. Ma il codice deontologico sarebbe sufficiente a tutelare contro quei
problematico, le problematiche che prima accennavo, di fronte a un cliente vendicativo, a una controparte aggressiva, di fronte a un giudice che abusa del proprio potere, o dei colleghi che magari non si comportano con il dovere di colleganza che sarebbe necessario e fondamentale per una convivenza pacifica nel processo e fuori dal processo per tutti i professionisti. È sufficiente il codice deontologico? No, da solo non sarebbe sufficiente, perché, come ben sappiamo e crediamo, il diritto non è nel codice, nelle carte di un libro, ma vive nell'azione quotidiana. È azione, il diritto è azione, struttura delle relazioni umane. Senza l'azione concreta, questa, e quindi questa sua obbedienza al fine del diritto, che è concreta di ogni azione, il codice di per sé sarebbe un libro vuoto senza alcun significato. Che dire quindi? Ecco perché serve la struttura, serve l'istituzione che nel nome del codice attui questi valori. E l'istituzione è appunto l'ordine forense, l'ordine professionale. Santi Romano diceva che il diritto è soprattutto istituzione, organizzazione. È chiaro quindi che, aderendo a questo fondamentale principio, dobbiamo dire che senza l'ordine, senza l'istituzione, senza l'organizzazione, la norma non sarebbe, la norma scritta sul libro non sarebbe attuabile, non sarebbe attuata. E senza soprattutto quel senso di appartenenza, che è l'obbedienza all'azione, questa propensione all'obbedienza, che è il fondamento del diritto, ma non perché qualcuno ce lo ordina, ma perché abbiamo coscienza dentro di noi che questa obbedienza a quella norma realizza il fine per cui noi ci siamo diventati avvocati, siamo diventati giudici, siamo diventati notai. Noi, attraverso l'obbedienza alla norma, realizziamo il nostro fine professionale. E questo è il fondamento perché ci sia appunto un diritto funzionante. In questo senso, una branca del diritto qual è la deontologia. Ma senza l'istituzione, senza l'organizzazione, sarebbe al vuoto, a perdere, sarebbe sballottata nei campi della politica, dalle forze economiche, da una magistratura, da un'organizzazione magari esterna all'avvocatura, che sarebbe troppo facile dire che nei confronti della quale l'avvocatura sarebbe sconfitta. Ecco perché non solo è necessario l'istituzione che l'organizzazione che governi l'attuazione del codice deontologico, ma serve a sua volta un'organizzazione forte, autorevole. Non basta anche solo il nome, dice c'è un consiglio dell'ordine, no, deve essere un consiglio dell'ordine autorevole, forte, cosciente di questa missione, altrimenti perde anche questo il proprio significato. E allora, quando noi abbiamo detto negli anni sì, va bene, il codice deontologico, facciamo le norme, tipicizziamo tutto, facciamo in modo che i tribunali deontologici siano così efficaci e soprattutto diano una prevenzione, quindi diano un messaggio a tutta l'avvocatura chiaro su quello che è il bene e il male, quali sono le azioni giuste e le azioni ingiuste, però attenzione a rimanere al valore dell'indipendenza. Perché se noi costruiamo la struttura, creiamo il codice e poi perdiamo l'indipendenza, naturalmente faremo un lavoro che suicida. Faremo tutto questo per poi suicidarci. È un po' quello che stava avvenendo negli anni 90, quando alcune forze politiche e culturali che premevano per l'abolizione dei consigli dell'ordine. Voi ricordate che ci fu un periodo di cosiddette liberalizzazioni, in cui si pensava che l'ordine era una forma di vetusta e sacrificante a quello che poteva essere l'accesso alla professione, e quindi molti si batterono per un'abolizione degli ordini. Molti dell'avvocatura in gran parte si difese su questa linea, ma la battaglia non è stata vinta del tutto, perché devo dire con grande rammarico, non per disdoro di chi poi ha assunto e assume ancora oggi i valori, i cariche istituzionali, ma se gli ordini non sono stati aboliti, sono stati senz'altro demoliti nelle loro più fondamentali funzioni. Non solo parlo della scissione che c'è stata nei primi anni 90 tra l'impegno politico dell'avvocatura e l'ordine forense. Molti dicendo no, l'ordine deve occuparsi solo, non deve occuparsi di politica, non deve occuparsi delle attività di interesse politico, perché l'ordine è qualcosa che deve rimanere neutrale. Questo fu un errore anche questo, perché l'ordine deve essere indipendente ed estraneo alla politica nei suoi processi di formazione di norme, ma poi deve entrare nell'agone politico come classe dirigente per imporre norme, riforme, progetti che spesso ormai sono sempre attuati, come l'ultimo in ordine cronologico, sempre alle spalle
senza dell'avvocatura e senza consultare effettivamente gli ordini forensi. Non per fare un confronto, ma quando fu fatto il codice penale nel 1930 furono interpellate università, consigli dell'ordine, dei loro pareri, i loro contributi. Tutto il mondo, il diritto si mosse, la magistratura, gli ordini forensi, i tribunali, le corti d'appello. E invece hanno fatto una riforma così anche molto articolata, quale quella ultima. Non mi sembra che ci sia stato un processo di consultazione degli professionisti esperti che tutti i giudici stanno in tribunale. Sono anche questa l'ultima, una riforma caduta dall'alto e spesso con gravi errori, gravi difetti sotto l'aspetto pratico, come potremmo vedere forse in qualche altro convegno che ci organizzerà il presidente Condello. Ma che dire allora? Ecco, in questa situazione la necessità, abbiamo detto, di una legislazione che ha voluto demolire gli ordini. E un po', diciamo, ci siamo messi un po' noi anche di così, abbiamo messo tutta anche noi per fare questa demolizione, non solo perché, come ho detto all'inizio, è stato l'input e l'incipit del mio intervento, qualcuno mi dice, beh, tu parli di valori, ma ormai l'avvocatura è cambiata, non ti stanno ascoltando. Questo è un discorso che io lo combatto in tutti i convegni, in tutti i campi. Ma soprattutto perché questo processo di demolizione l'abbiamo anche, qualcuno l'ha pure sostenuto, all'interno purtroppo dell'avvocatura. Basti pensare a quando fu presentato il codice deontologico, qualcuno disse è un codice al servizio dei cittadini. Ma come? Noi facciamo un codice deontologico al servizio dei cittadini. I cittadini, se vogliono colpire un avvocato, hanno i tribunali penali, civili, cioè quante cose si possono fare? L'ordine forense è qualcosa di interno, soprattutto interno, e deve essere mantenuto interno all'ordine, come interna deve essere domestica, come si diceva sempre, la giurisdizione che l'amministra. Che se volevano mettere, voi ricordate, magistrati all'interno del Consiglio di Disciplina, rappresentanti addirittura delle associazioni dei consumatori, nello spirito di questi che dicevano che il codice è stato fatto nell'interesse dei cittadini. Ma quale interesse dei cittadini? Il codice è stato fatto, e abbiamo detto come è nato, dall'esperienza giurisprudenziale disciplinare di decenni di attività degli ordini forensi, ma soprattutto è stato ed è una manifestazione appunto della sapienza giuridica, dell'esperienza giuridica e di vita dell'avvocatura, che c'entra nei cittadini. Deve difendere l'avvocato e deve punire e prevenire le eventuali mancanze degli avvocati che disturbano all'interno dell'ordine, naturalmente, il regolare funzionamento della struttura giuridica, delle strutture giuridiche. Ma questo serve, non ai cittadini, non a terze persone per colpire l'avvocatura nel loro prestigio, nella loro indipendenza, nella loro libertà. E devo dire che la giurisdizione domestica, per tanti motivi, è stata trasferita ai consigli di disciplina. Anche qui, absit iuria verbis, perché l'impegno che hanno messo e stanno mettendo i colleghi e le colleghe nei consigli di disciplina, assolutamente gratuiti, naturalmente è un impegno che sta andando avanti negli anni. E devo dire, conoscendo l'esperienza del Lazio, gravoso per tutti coloro che si impegnano su questa situazione. Ma io parlo di un problema di principio, cioè dire e togliere ai consigli dell'ordine in quanto tale la gestione della disciplina e voler colpire l'istituzione forense e togliere all'ordine forense, all'ordine, al consiglio, quindi alla struttura apicale dell'ordine, quelli che sono i fondamentali compiti e doveri, cioè quelli di amministrare e indirizzare deontologicamente anche il proprio corpo strutturato, che è appunto l'ordine, il complesso degli avvocati appartenenti agli ordini. Tu, Domenico, tu ricorderai che quando stavamo al Consiglio dell'Ordine facemmo una commissione, creiamo per la prima volta una commissione deontologica, te lo ricordi? Perché? Perché volevamo dire che l'ordine non solo deve reprimere le violazioni, ma deve insegnare quotidianamente, dare i propri pareri, i propri studi, la propria esperienza ai colleghi che si rivolgono all'ordine prima di un'azione, che hanno dei dubbi di fare un'azione o meno deontologicamente corretta. Ecco, quindi la funzione dell'ordine doveva e deve essere anche questa di amministrare la deontologia. E quindi questo trasferimento per un concetto di imparzialità, che è poi tutto relativo, a strutture diverse del Consiglio dell'Ordine, secondo me è stato anche questo un progetto che io ancora critico tutt'oggi, di delega, che ha indebolito gli ordini forensi. Quindi diciamo che il problema che si pone a questo punto, come recuperare, ecco, al di là dell'impegno personale dei colleghi e delle colleghe che si trovano a gestire le istituzioni forensi, come poter recuperare questo terreno perduto, questa china? Perché vedete, oggi adesso uscivo da uno studio importante dove avevo fatto una riunione e anche lì si lamentavano del ritardo
del mondo della giustizia, del ritardo di fare i provvedimenti, del come escono le sentenze, del come ci trattano i cancellieri, come si sviluppa l'azione quotidiana, l'attività quotidiana di uno studio legale. Ebbene, davanti a questo lamentelo continuo, quello che manca, ripeto, è la sicurezza oggi di avere un'istituzione forte, apicale e autorevole che possa intervenire a tutti i livelli, dal tribunale, dal presidente del tribunale fino al ministro, per tutelare quei valori essenziali che senza i quali non si dà giustizia, non si dà terreno di di reale amministrazione del mondo del diritto. Quindi l'impegno che vi ho detto è questo: noi abbiamo quindi un codice deontologico che diciamo è fatto, direi, sotto il profilo della tipicizzazione, possiamo accettarlo, è utile per evitare, per prevenire, studiandolo, le varie possibili attività di non corrette deontologicamente, però attenzione, dobbiamo impegnarci tutti affinché poi la struttura, l'ordinamento, l'organizzazione che lo regge deve essere sempre più autorevole, sempre più forte nelle sue strutture, nelle sue forme, nelle sue funzioni, nelle sue attività, perché questo ci consente di evitare quello che ormai abbiamo detto è un'abitudine, cioè, degli anni inveterata. Il legislatore che fa riforme senza il consenso, senza il consiglio, senza l'apporto dell'esperienza, della sapienza degli avvocati, abbiamo un potere economico che ha cercato di depauperare i redditi degli ordini attraverso forme di concorrenza sleale, attraverso strutture che venivano a sostituire il ruolo del difensore con altre forme di tutela al di fuori del diritto. Dobbiamo tenere conto di quello che è poi anche i mass media notoriamente avversi agli avvocati, che da ultimo, da evasori fiscali, cioè anche, come abbiamo detto, abbiamo visto nei giornali, denunciati per essere anche sfruttatori di situazioni sessuali all'interno dei pressi degli uffici giudiziari. Il massimo che poteva arrivare l'offesa. È successo a Roma, però. A Roma, solo a Roma, se siamo noi romani. Abbiamo questa medaglia. Quindi i mass media, quindi, che hanno continuato e continuano a scaricare tutti i difetti, e spesso, ripeto, non abbiamo quella forza, dimostriamo quantomeno quella forza di reazione a questa situazione, perché invece noi abbiamo e difendiamo dei valori scomodi che sono realizzati nella Costituzione, sono scritti nella Costituzione. Senza togliere nulla alle altre professioni, libere professioni, non c'è altra professione se non quella dell'avvocato, che è scritta nelle sue funzioni, nelle sue finalità, nella Carta Costituzionale. Il diritto di difesa, il diritto di vivere ambiente, il diritto di essere del giusto processo, dell'articolo 111, che è stato addirittura costituzionalizzato. Vari articoli della nostra Costituzione che parlano degli avvocati che vengono nominati in Cassazione, che possono svolgere attività di giudici onorari. Ecco, tutta una legislazione che tiene conto nell'ordinamento vivente dell'avvocatura, a cui non corrisponde però da parte della società civile un altrettanto segno di rispetto e di riconoscimento di questo ruolo gerarchico che noi avvocati abbiamo nell'ambito costituzionale. Vedo che viene la consigliere Stoppani, quindi posso, io per ora vi ringrazio per l'attenzione. Tu devi fare una conferenza, aiuta. Vado avanti allora. Ci vai ancora per un po', poi perché lei deve fare riunione con il Consiglio Nazionale. Perfetto. E allora torniamo a questo discorso che stavo dicendo sul problema dei consigli dell'Unione, quindi come deve essere strutturata. Abbiamo questa legge, ce la teniamo per ora, salvo attività di riforma dell'ordinamento professionale, che faccia tornare, secondo me, nei consigli dell'ordine anche l'amministrazione della disciplina. Ma ecco, vorrei tornare su un argomento che magari in questi anni ha un po' diviso l'avvocatura e che poi anche il tema, mi sembra, anche di oggi, in qualche articolazione, cioè quello dell'attività dell'avvocato quale mediatore. Ecco, l'avvocato, l'ho detto, è il giurista che deve mantenere la propria indipendenza, è un giurista di parte che deve realizzare l'ordinamento, quindi la sua difficoltà è questa: giurista di parte è comunque obbligato a realizzare l'ordinamento giuridico,
nel senso di conforme quindi alle strutture, alla volontà dell'ordinamento, ma soprattutto questo l'avvocato, ecco, come può fare l'interesse del cliente al di là e al di fuori di quello di vincere una causa? Ecco, perché questo è il problema inveterato un po' nella tradizione forense, di questa litigiosità che caratterizza un po' il mondo della società civile italiana, sempre contraria a un discorso di mediazione e di conciliazione in larga parte. Sappiamo bene che fino a qualche anno fa, voi andate per esempio alla biblioteca del Tribunale di Tivoli, ricordo il presidente ci faceva vedere questi libri, queste sentenze scritte a penna da vecchi pretori, che iniziavano nel gennaio 67-65 con atto di citazione, con una sentenza firmata magari nel marzo del 67, dopo 2 o 3 mesi. Ecco, quando noi avevamo quel tipo di giurisdizione, quel tipo di magistrati così preparati, parlare di mediazione e di attività stragiudiziale sarebbe stata un po' fuori luogo. Ma quando noi abbiamo purtroppo ritardi cronici nell'amministrazione della giustizia, quando i 2 o 3 gradi di giudizio arrivano a 10 anni, 11 anni, 12 anni di tempo, cosa portiamo a casa per un nostro cliente? Ecco, dunque si è posto nell'ambito della procura il problema di cosa a cui dove finalizzare la propria attività. Qual era il compito dell'avvocato in un ordinamento che ha dovuto necessariamente, a differenza di altri ordinamenti esterni, approvare un articolo, come dicevo prima, del giusto processo, della ragionevole durata del processo? Ma c'era bisogno di fare un articolo della Costituzione? Eppure in Italia è stato necessario, proprio nell'ambito e nel quadro di un ordinamento che sotto questo profilo faceva acqua da tutte le parti, tant'è che hanno dovuto cambiare la normativa della legge europea, perché andavano tutti a fare ricorso in Europa per i ritardi del processo, hanno dovuto cambiare la legislazione, perché sennò l'Italia veniva multata e sanzionata ripetutamente in una situazione così caotica di ritardi della giustizia. Abbiamo dovuto addirittura costituzionalizzare il principio del giusto processo, della ragionevole durata del processo. Ma allora, in questa situazione, che ripeto, è cambiata nel tempo, dove praticamente per arrivare a destinazione su 2 o 3 gradi di giudizio passa più di un decennio, e spesso con sentenze, purtroppo, anche qui, absit iniuria verbis, non soddisfacenti rispetto alle esigenze di chiarezza e di rivendicazione delle parti, ecco il problema della cosiddetta soluzione alternativa delle controversie si è posta in Italia in modo molto pesante e molto, molto attuale. Perché siamo arrivati in ritardo, però, perché voi sapete, negli Stati Uniti, negli anni 70, la giustizia arbitrale e conciliativa ha avuto uno sviluppo già ai tempi delle azioni collettive, e ha avuto uno sviluppo derivante anche dal mondo anglosassone, più aperto a queste forme di giustizia concordata, che non invece la realtà giurisdizionale giuridica occidentale, europea, fondata più sui codici, sulla legge scritta e quindi spesso sulla contrapposizione e l'interpretazione di una norma. Bene, devo dire che in Italia il tentativo fu fatto con la mediazione. La legge del 2010, dopo tanti anni, dopo che l'Europa aveva già praticamente dato modo e dato adito a varie direttive, invitando i paesi membri a mettere in campo per una celere amministrazione della giustizia le forme di alternativa soluzione delle controversie, le forme di mediazione, anche l'Italia si è giunta nel 2010. Ma io ricordo le polemiche, mi ricordo che il Consiglio dell'Ordine di Roma nel 2010, anche qui questa interlocuzione, mandò addirittura fece una manifestazione a Napoli, si fece, con le bandiere dell'ordine contro la mediazione. Non si era mai visto un'istituzione delle istituzioni forensi muoversi contro l'istituto processuale così innocuo, così soprattutto utile, come poi si è dovuto dimostrare qual è la mediazione. Fu trattata come un'ancella, come una parte della giustizia ancellare, come qualcosa di cui si doveva vergognare magari l'avvocato che la faceva. E invece da lì partiva, se fosse stata amministrata dall'avvocatura, una seria alternativa a quella che sarebbe stata invece, che era, ecco, ora tutt'oggi, i ritardi cronici della giustizia.
Devo dire, non solo l'avvocatura, ma anche la magistratura non ha mai favorito, salvo a Roma qualche paio di magistrati. Adesso non voglio fare nomi, uno purtroppo è deceduto, altri magistrati che credevano nella mediazione, nella cosiddetta mediazione delegata, invitavano le parti a una conciliazione, ma non è stata neanche la magistratura, per motivi vari che adesso non voglio andare a sindacare, non ha mai favorito la cultura della mediazione tra le parti. E quindi ci fu la famosa sentenza che dichiarò incostituzionale la mediazione obbligatoria con un voto di maggioranza all'interno della Corte Costituzionale, che diede un colpo di maglio a tutta la struttura, salvo poi essere ripresa nella legge successiva del 2014-2013, quando sostanzialmente fu ripristinata la mediazione obbligatoria davanti appunto alla necessità di fermare i ritardi della giustizia in qualche maniera. Adesso sarà integrata con la norma Cartabia, con la norma procedura che poi è esatto, prima di esempio. quindi siamo tornati su questo punto. Ma la mediazione, vedo, però è una cultura. Ed ecco la necessità degli ordini, della cultura degli ordini forensi di preparare non tanto su, tecnicamente su quello che è la materia che sarà innovata, in materia di mediazione commerciale, mediazione familiare, ma dobbiamo preparare anche il professionista forense alla mediazione, alla cultura della. Ecco qual è anche il futuro. E questa è una preparazione che va fatta sotto il profilo deontologico, sotto il profilo politico, ma anche sotto il profilo culturale. Fare in modo che far capire che la mediazione, la struttura della mediazione è la forma del diritto, è una forma di realizzazione dell'ordinamento, con la stessa dignità e probabilmente con più utilità rispetto a un risultato che invece viene raggiunto dopo tanti anni e dopo tante magari spese molte superiori invece a quelle che si sarebbero potute risparmiare con un accordo principale. Ma dicevano i vecchi avvocati, meglio un accordo che una sentenza, un accordo ingiusto che una sentenza, no? Alla fine. Io devo dire che ho coniugato spesso in modo estremizzato questo concetto di meglio far causa quando uno ha torto, quando uno ha ragione, è meglio trovare un accordo che non fare causa. Ma in effetti l'esperienza ci dice che le migliori situazioni si ritrovano attraverso appunto una conciliazione dei vari interessi, soprattutto in un momento storico dove l'Italia non si realizzano le sentenze per le difficoltà del processo esecutivo, per le difficoltà anche di una situazione economica che vede le parti e i cittadini sofferenti, che spesso non impossibilitati a realizzare. No, ordini giudiziari di pagamento o altro. Il famoso problema della giustizia lenta che secondo alcuni impedirebbe lo sviluppo economico, impedirebbe, è stata una delle condizioni per questo piano di resilienza, questi finanziamenti dell'Europa e che ancora soffriamo notoriamente, soffriamo al nostro interno, con conseguenze conosciute anche al di là dei nostri confini nazionali. Ecco dunque che la mediazione. Si tratta quindi di questo risultato, di questa finalità, di questa preparazione, di questo invito che parte dalle esigenze concrete a fare in modo che l'avvocato abbia questo spirito di mediazione. Devo dire, io presiedo da ormai 2 decenni un organismo di mediazione, oltre che di formazione, e di esperienza ne abbiamo avute, ne abbiamo fatte sul campo. E devo dire che appunto, naturalmente, la stragrande maggioranza dei tentativi di mediazione sono tentativi negativi, se non si realizza, anche specie nell'ambito della responsabilità sanitaria, difficilmente riusciamo in altri campi, in ambito successorio, in ambito di diritto immobiliare, difficilmente si raggiunge un risultato positivo. Quindi la stragrande maggioranza statisticamente delle mediazioni è negativa. Ma questo è frutto non solo, però, ripeto, spesso anche della cultura dell'avvocato. Che si pone in mediazione. Noi abbiamo 2 figure, un mediatore che ha normalmente una funzione strutturale di cercare la soluzione dei contrasti, ma noi abbiamo voluto, abbiamo imposto in tante situazioni l'obbligatorietà del difensore della presenza del difensore nel procedimento di mediazione. Ecco, ma questo non deve essere un qualcosa di disturbo rispetto al risultato, deve essere un incentivo ad arrivare a un risultato positivo. E quindi la cultura della mediazione parte dal concetto che appunto dall'osservazione della realtà, dall'esperienza, che è necessario raggiungere un risultato, perché mai come oggi
la nostra professione è un'obbligazione, come dicevano i nostri maestri, è un'obbligazione di risultato e non di mezzo, perché il cliente e i clienti mirano al risultato, quantomeno a un parziale risultato positivo. E quindi la necessità di attrezzarsi in modo adeguato sotto l'aspetto culturale, non solo nella preparazione del processo, del procedimento di mediazione, ma soprattutto nello spirito, della trovare quei meccanismi anche di tipo psicologico, di tipo applicati al diritto, che devono indurre le parti, e quindi gli avvocati, con le parti, a trovare una soluzione dei problemi. Abbiamo necessariamente, evidentemente, in prima linea quello della mediazione familiare, che è un campo dove la mediazione direi dovrebbe essere istituzionalizzata, non solo con un invito fatto, come voi sapete, delle convocazioni delle parti, delle udienze di comparizione, dovrebbe essere concreto e attuato in via obbligatoria e cogente, diciamo, per arrivare a soluzioni concordate nell'interesse della famiglia, nell'interesse dei minori. Abbiamo nel campo commerciale la necessità di soluzioni concordate per evitare che in piccole e grandi imprese vengano trascinate in anni, in decenni di contenzioso senza alcuna produttività né per l'impresa né per l'economia nazionale. Quindi sono tutti fattori che ci consentono e ci dicono che l'avvocato nella mediazione può trovare e deve trovare la sua preparazione culturale, ma anche la sua prospettiva di azione. Abbiamo avuto l'esperienza di altre attività alternative che sono state negative, anche queste, penso alla negoziazione assistita, penso al processo arbitrale, che per i costi, soprattutto per i costi, viene allontanato dalla maggior parte degli utenti della giustizia, mentre la negoziazione assistita, dove è stata resa obbligatoria delle cause di risarcimento danni, anche di responsabilità civile, sostanzialmente è stata una inutile, direi, superfetazione di procedimento, perché si tratta di mandati raccomandati dove spesso il 90% vengono disattese dalle controparti. Quindi anche questo nell'ambito di un fallimento sostanziale di una sottoutilizzazione dei due strumenti e gli altri due strumenti per una soluzione alternativa della controversia, noi riteniamo che la mediazione sia quello che per la figura del mediatore che esercita sulle parti, per l'attività che viene strutturata in un organismo, quindi in una struttura comunque di riconoscimento pubblico, possa essere la via principale e migliore per aiutare la giurisdizione a realizzare i propri doveri, i propri compiti, diciamo così, fino nei tempi ragionevoli richiesti al 111 della Costituzione. Va bene, grazie all'avvocato Carlo Testa, ha fatto un'introduzione molto importante sulle funzioni del codice deontologico, sulla normativa e sulla deontologia in generale. Io, siccome, ripeto, quando facciamo questi convegni è abbastanza pesante riuscire poi a tenere il discorso per molto tempo, volevo continuare un attimino in attesa poi dell'avvocato Soppani proprio sulla deontologia. Carlo parlava della mediazione, ecco, per fare un esempio pratico, l'articolo 62 del codice deontologico regolamenta l'avvocato in mediazione, cosa deve fare, come si deve svolgere, qual è la presenza e così via. Questa è una indicazione come praticamente poi nel codice deontologico, nei famosi 73 articoli, noi troviamo indicati sostanzialmente tutti i passaggi della nostra attività professionale. Carlo ha anticipato il discorso della tipizzazione, non voglio soffermarmi su quel discorso. Nella formulazione iniziale del codice deontologico si parlava di una tipizzazione chiusa nel codice, tant'è che aveva sollevato alcuni problemi da parte in alcuni ricorsi presentati al Consiglio Nazionale Forense, dove qualcuno ha detto: ma non è previsto nel codice deontologico, quindi non è una violazione deontologica. E il Consiglio Nazionale Forense è stato costretto a modificare quel principio ristretto previsto nella prima formulazione e dire sì, non deve necessariamente essere previsto nel codice, se è una violazione di una norma o di un comportamento deve essere naturalmente sanzionato. Il codice deontologico forense è composto di 72 articoli,
voglio soffermarmi di più su questa formulazione, per un motivo molto semplice, perché presi da tanti impegni, molti di noi non hanno mai letto, mai visto il codice deontologico. Con Carlo ci ricordiamo sempre quando qualcuno ha consiglio dell'ordine sotto procedimento disciplinare, quando facevamo dei procedimenti, dice ah, è previsto nel consiglio, ma noi non lo sapevamo, e quindi questi 73 articoli che ormai sono codificati, sono previsti da una legge dello Stato, sono previsti dalla legge 247, sono strutturati, devo dire, anche in modo perfetto, analitico, e ci danno l'indicazione di tutti i passaggi professionali. Sono previsti infatti i principi generali, Carlo ha fatto cenno sui primi articoli, dove troviamo il dovere di diligenza, il dovere della segretezza, il dovere della competenza, dignità, decoro e indipendenza. Adesso con il nuovo codice è stata staccata l'indipendenza. Carlo ricordava che nella formulazione iniziale, nella legge del 33, si parlava solo di decoro, e dignità e decoro, e su quello erano basati tutti i procedimenti disciplinari che erano stati attivati negli anni, che, su cui poi era stato costruito il primo codice deontologico del 1997, no, nel 1967, anzi, non 97. Oggi noi abbiamo quindi un codice deontologico strutturato in alcune sezioni, principi generali, dove sappiamo e possiamo individuare quelli che sono i doveri e le responsabilità, obbligo di informazione, rapporti, doveri di lealtà e correttezza. Poi ci sono i principi naturalmente relativi alla deontologia, riguardano la responsabilità disciplinare, la potestà disciplinare. Carlo ci ha anticipato la differenza attivata dalla nuova normativa rispetto alla gestione da parte dei consigli dell'ordine del potere disciplinare, che è passato a consigli distrettuali di disciplina, che non sono semplicemente dei consigli strutturati in modo diverso, perché sono a livello distrettuale, tutti gli ordini del distretto rapportati al numero degli iscritti indicano, eleggono un consigliere. Roma si è insediato ieri il nuovo consiglio di disciplina che sarà in vigore per i prossimi anni, indicano, eleggono un consigliere e quindi si attiva il procedimento disciplinare su questo nuovo organismo autonomo rispetto al consiglio dell'ordine. Ha una sede autonoma, personale autonoma e un coordinatore, e un presidente, un vicepresidente e così via. Sono sorti queste problematiche perché, per esempio, nel distretto della Corte d'Appello di Roma, rispetto ad altre corti d'appello, abbiamo una presenza elevatissima degli avvocati romani, 23-24 mila avvocati romani, che rispetto al Consiglio dell'Ordine del distretto, che sono molto meno numerosi. Quindi il principio che è stato inserito nella normativa è che in caso di procedimento disciplinare nei confronti di un iscritto all'Ordine di Roma non possono partecipare gli avvocati facenti parte dell'Ordine di Roma nel Consiglio Settoriale di Disciplina. Ha creato qualche piccolo problema e, diciamo, un aumento dell'attività elevatissima da parte degli ordini del distretto. Poi sono previste le sanzioni che sono ormai conosciute da un po' da tutti, perché le stesse sanzioni sono previste nella legge professionale, sono riportate nel codice deontologico. Quello che è importante evidenziare è che i vari settori dell'attività poi sono ripartiti in quattro titoli che analizzano e indicano esattamente le attività svolte dall'avvocato. Io ci perdo un pochissimo di tempo di più su questo argomento proprio perché molti di noi, ripeto, non hanno il tempo magari di approfondirlo. Il titolo secondo parla dei rapporti con il cliente e con la parte assistita. Ecco, in questi 10-15 articoli di questo titolo noi potremmo individuare esattamente e in modo preciso
come devono essere svolti i rapporti. Uno dei casi semplici, il conflitto di interesse, l'accordo sulla definizione del compenso, doveri di informazione, le richieste di pagamento, il segreto professionale, la gestione di denaro altrui, sono analiticamente indicati e quindi ci danno la impostazione di base su cui dobbiamo confrontare o attivare la nostra attività. Sul compenso, infatti, è uno dei settori, già Carlo ha fatto un accenno su questo argomento, perché è uno dei punti principali su cui poi concentrano i nostri amici e clienti quando devono pagarci la parcella con gli esposti al Consiglio dell'Ordine, al Consiglio di Disciplina. Se andiamo a vedere questi articoli, 3-4 articoli, noi troviamo esattamente come bisogna comportarsi, come gestire il denaro, come effettuare eventuali compensazioni e così via. Altra normativa, altre normative molto importanti riguardano, capita spesso, la rinuncia al mandato o la revoca. Un altro articolo che è stato sempre soggetto di contestazione, a mia memoria, ma mi hanno detto quando abbiamo fatto un convegno con il Presidente del distretto del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma, anche adesso, riguardo alla restituzione dei documenti. Molti colleghi usano l'articolo, la restituzione del documento, per obbligare il cliente a pagare il compenso. Molti non sanno che questo non si può fare, perché ti puoi trattenere le copie. Ti puoi fare le copie e trattenerle, ma i documenti vanno restituiti. Non devi, infatti, neanche restituire la corrispondenza riservata. Certo, quella la devi tenere. E quindi c'è, molti invece usano questa tecnica. Credo che ci sono diversi procedimenti disciplinari attualmente in corso su questo argomento. Corretta informazione, divieto di attività professionale senza titolo o uso di titoli inesistenti. Qua c'è il problema che sorge spesso rispetto alle cosiddette specializzazioni. Sulle specializzazioni noi troviamo sulle varie carte intestate varie tipologie di titoli che vengono attribuiti. Per esempio, le ultime decisioni che ho letto alcuni giorni or sono del Consiglio Nazionale Forense riguardano i praticanti che usano sulla carta intestata P puntato, avvocato. No? Era uno dei problemi che avevamo noi quando abbiamo fatto l'attività ancora con l'esistenza dei procuratori legali, perché ci vergognavamo naturalmente di dire che ancora non eravamo avvocati, perché il cliente domandava, dice: ma scusi, lei è un procuratore legale, che cos'è il procuratore legale rispetto all'avvocato? Oggi la normativa è cambiata, ma è importante sulla carta intestata inserire il titolo effettivamente posseduto. L'altro riguarda il divieto di accaparramento della clientela, l'articolo 37, che è stato oggetto, adesso è oggetto di anche grandi discussioni, perché una volta individuare l'accaparramento della clientela era abbastanza semplice. Oggi, con la società delle informazioni, con internet, con i social network e quanto altro, diventa molto difficile. Basta aprire con qualsiasi pagina su internet per vedere quanti sono gli avvocati che sono bravi, sono esperti e fanno l'attività. Adesso il Consiglio Nazionale Forense è intervenuto con diverse sentenze contro questa forma di accaparramento della clientela che è vietata dall'articolo 37. Sempre continuando con l'analisi del codice deontologico, al titolo 3, 10 articoli prevedono e regolamentano i rapporti con i colleghi, il rapporto di colleganza. Carlo ci ha fatto cenno l'importanza della colleganza e dei rapporti con i colleghi, che è fondamentale. Io lo dico sempre, nei moltissimi anni di presenza nostra al Consiglio dell'Ordine, noi abbiamo sempre rilevato fortunatamente un'assenza, per esempio, nella sottrazione, usiamo questo termine, dei fascicoli negli uffici giudiziari. Io ricordo solo 2-3 casi, non di più, su migliaia. Questo significa
che magari qualcuno spostava il faldone, metteva il fascicolo in un altro faldone, però vista a Roma specialmente, ma non solo a Roma, la possibilità di accedere prima della pandemia, adesso molto più difficile, ai fascicoli e di poterli spostare, magari di poter prelevare qualche documento. Anche importante il rapporto con i praticanti e collaboratori degli studi, la parte assistita, notizie riguardante l'obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega. Era il problema relativo ai cosiddetti domiciliatari, su cui bisogna fare molta attenzione, perché il sistema tarifario o parametrario, come vogliamo chiamarlo, è cambiato rispetto alla normativa precedente. Il domiciliatario con le vecchie tariffe era previsto un compenso di pochissima importanza ed era proprio tabellizzato, cioè l'indicazione qual era il compenso. Oggi i nuovi decreti ministeriali parlano di mancanza di un accordo, di una percentuale abbastanza elevata sull'importo che il domino sul titolare della casa incassa. Quindi bisogna comunque in questi casi coordinarsi con il collega domiciliatario per evitare di avere poi discussioni. Ancora il titolo quarto parla dei doveri dell'avvocato nel processo, doveri di difesa, doveri di verità, la testimonianza dell'avvocato. Vedete, sono articoli molto importanti, perché spesso capita di trovarsi su questi problemi, come l'avvocato deve fare una testimonianza, la può fare, non la può fare. Se noi andiamo a leggere con attenzione i vari articoli previsti, che sono stati codificati, l'ho anticipato l'avvocato Testa prima, non così perché qualcuno si è svegliato la mattina e ha predisposto 70 articoli, ma nascono da una ricerca di decisioni su decisioni che si sono sviluppate negli ultimi 30 anni, credo io, perché più o meno ricordo quando con il presidente, allora era Danovi, venne pubblicato il primo codice deontologico nel 67, ed era stata fatta una ricerca di decine e decine, di centinaia di decisioni, o meglio ancora di casi concreti, che poi determinarono il primo sviluppo del codice, che noi oggi ritroviamo naturalmente sul codice in vigore. Dicevo, testimonianza, l'uso di espressioni offensive sconvenienti, rapporti con i magistrati, arbitri, conciliatori, mediatori, ascolto del minore, un'altra normativa inserita recentemente proprio perché è diventata di grande importanza, e poi la normativa relativa alla notifica in proprio, perché la famosa legge 54 ha dato la possibilità agli avvocati di notificare, prima con le forme ordinarie, oggi attraverso la posta elettronica certificata, e poi ancora abbiamo astensione, arbitrato e mediazione. Quindi c'è una normativa precisa in questi articoli classificati o collocati sotto il titolo quarto, doveri dell'avvocato nel processo, che ci danno tutte le indicazioni su come deve essere svolta l'attività professionale. Ed ancora il titolo quinto ci parla dei rapporti con i terzi e con le controparti, cosa spesso obbligazione, mancato pagamento di obbligazioni verso terzi. Il caso classico è del mancato pagamento del carrozziere da parte di un avvocato. Dice, ma che c'entra il mancato pagamento del carrozziere? Pensate, se andate a vedere, fare una ricerca su Foro Europeo o sul Consiglio Nazionale Forense, troverete diverse decisioni con sanzioni nei confronti degli avvocati, perché i principi deontologici si applicano anche, lo stabilisce naturalmente il codice, alla vita privata. Sono moltissime le decisioni. Io ho fatto l'esempio del mancato pagamento del carrozziere, ma ce ne sono tantissime altre. Il mancato pagamento di assegni. Degli affitti. E gli affitti, e le locazioni, degli studi. Ce ne sono due o tre recenti, mi pare, che ho visto decisioni solo qua. Minaccia alle controparti, l'azione controparte, pluralità di azione nei confronti della parte e richiesta di compenso professionale alla controparte.
Anche sul compenso professionale di cui vi ho parlato prima è importante fare attenzione, perché ci sono moltissime sentenze sulla richiesta di compenso sproporzionato, anche in relazione al fatto che con la nuova legge professionale era prevista la possibilità di stipulare un accordo con un compenso percentuale. Abbiamo visto delle decisioni in cui qualche collega è stato prima sospeso e poi sanzionato pesantemente per l'eccessiva richiesta del compenso, specie quando viene applicato non il patto di quota lite, ma quella possibilità qui prevista. È importante la differenza. Quello è vietato il patto di quota lite, ma si può fare un patto sul valore della causa, sì, sul risultato positivo. Il patto di quota lite, la differenza, è importante sottolineare queste differenze. Non puoi fare il patto con il cliente in cui dici, beh, visto l'oggetto della causa è l'acquisizione di due immobili, uno te lo prendi tu, uno me lo prendo io. Noi, se ricordi, si può fare un patto sul valore della causa, sul valore della sul causa valore degli immobili, ma sì. Ce ne sono, ormai ci sono tre sentenze finali della Cassazione ultimamente che hanno parlato proprio di questo fatto. L'unico problema su cui bisogna stare attenti l'eccessiva richiesta di importi. Quindi quanto potrebbe essere il massimo di percentuale? Ma normalmente credo che dovrebbe essere, se tu usi il sistema americano, dovrebbe essere fino alla fine d'appello massimo 30%. Io ho visto del valore del ho assistito un collega che a Milano aveva applicato una percentuale del 70% su una liquidazione di una compagnia di assicurazione di 600.000 euro, e naturalmente è stato prima sospeso e poi sanzionato definitivamente. Ma questi sono, per quanto mi riguarda, dei principi normali, insomma, cioè pensare di poter fare assistere una parte in un risarcimento senza nemmeno aver fatto la causa, era pure essere giudiziale, e prendere il 70% di parcella su un compenso, su un compenso poi oltretutto così alto, non mi pare oggi che tutto questo ha determinato una sanzione disciplinare. Vedete che quindi nei vari articoli l'ultimo titolo riguarda il rapporto con le istituzioni forensi. Adesso nei prossimi mesi, a gennaio, avremo il rinnovo dei consigli dell'ordine. Qua c'è qualche piccolo problema che riguarda come devono essere svolte le elezioni, ci sono alcuni divieti, ma poi di fatto, presi dall'euforia elettorale, questi divieti non vengono utilizzati, ma poi abbiamo visto e vedremo prossimamente manifesti, standardi, pubblicità. Presenza davanti al seggio elettorale. Presenza nel seggio elettorale di chi non dovrebbe essere presente. E attività di informazione o pubblicità durante l'elezione, non prima, e così via. Altri problemi, altre normative molto importanti riguardano anche l'esame di abilitazione e il dovere di collaborazione con le istituzioni forensi. Sul dovere di collaborazione era sorto un grandissimo problema che Carlo ricorda certamente, che stavamo insieme al Consiglio dell'Ordine, che ci creava grossi problemi, era se il collega che era sottoposto a procedimento disciplinare doveva essere obbligato o meno a dare riscontro alle richieste di informazione. Era un procedimento, era un autonomo, dice. Poi dopo ci sono state ci sono state moltissime decisioni da parte del Consiglio nazionale forense, autonomo invece disciplinare rispetto a quello contestato, che hanno stabilito alcuni principi. Questo è il nostro codice deontologico, 72 articoli che dovremmo tutti conoscere. Devo dire che ogni volta che io lo rileggo per qualche convegno rileggo vari articoli, mi accorgo in effetti che è effettivamente un codice straordinariamente concreto. Ma è al servizio dei cittadini o deve essere? No, al servizio dell'avvocatura. Probabilmente quando hanno fatto quell'interpretazione qualcuno pensava naturalmente che doveva essere a tutela, no? Il discorso famoso che già hai fatto sulla costituzione dei consigli di disciplina con i consumatori, l'associazione dei consumatori o con i politici, aveva creato qualche piccola interpretazione.
Invece il codice deontologico è la nostra linea guida, non tanto nemmeno la legge professionale. La legge professionale, abbiamo visto, ho anticipato prima, stabilisce i principi generali e poi demanda ad una serie di decreti ministeriali il compito di attuarlo. Molti decreti, già l'ho detto, sono stati già pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e altri ancora sono oggetto di contestazione, come la specializzazione. Quello, l'ultimo, abbiamo visto, quello sul compenso che è uscito recentemente, anche se è stato per molti una delusione, perché ci aspettavamo dopo 10 anni una rivalutazione dei parametri. Ma invece l'ultimo è il 2018, però. Sì, no, nel 2014, nel 2018 non erano stati modificati i parametri, erano stati modificati alcuni principi. Dal 2014 ad oggi c'è stato solo un aumento dal 3 al 5%, non abbiamo recuperato nemmeno quello che è stata la svalutazione. Fatta questa premessa, in attesa poi di far intervenire, se riuscirà a finire, sta facendo l'avvocato Soppani, una riunione con il Consiglio Nazionale Forense. Adesso si fa anche a distanza le riunioni, quindi sta parlando, credo, proprio di specializzazione, perché stanno preparando la normativa di attuazione di questo importante. Ma cioè c'è stato il decreto ministeriale impugnato, però, no? C'è stato il decreto ministeriale, è stato impugnato, ci sono dei problemi su come deve essere svolto, perché ci sono state 2 sentenze del TAR Lazio che hanno riconosciuto la specializzazione ai professori universitari e ai dottori di ricerca. Stranamente un professore universitario è specializzato in quella materia che svolge, magari un avvocato che svolge quella materia, se non dimostra di aver svolto per un certo periodo e con determinata continuità, eccetera, e poi deve fare la domanda al Consiglio Nazionale Forense nell'apposita commissione che deve essere costituita, non può esporre sulla carta intestata il titolo. Ma questo è il timore di molti, anche avvocati: questa specializzazione porterà a un restringimento delle possibilità lavorative? Ma ci sono, secondo me, 2 livelli. Perché il problema è magari disciplinare anche, no? Se uno fa sì. Un errore professionale, dice tu non hai... Certo, c'è una volta che sei... certo, c'è la doppio problema, perché tu dici avevi la competenza per fare quell'attività, però non vorrei che prevista sia... il codice deontologico. Sì, però... E poi ti porta invece al settore, alla specializzazione, a un settore particolare dove tu sei, forse, non lo so se sei obbligato, perché la specializzazione è un'aggiunta. Tu puoi continuare a fare l'avvocato generico, ma puoi essere anche specializzato. Cavallo di battaglia del cavallo di Troia per far entrare queste. Ti ricordi, c'erano gli albi, qualche penalista che voleva addirittura fare l'albo dei penalisti a parte rispetto a quelli. Questo adesso lo vediamo in televisione, no? Famiglia larista, laurista, penalista. E questo è uno dei problemi che dovranno affrontare, che dovrà affrontare il Consiglio Nazionale Forense, perché diventerà sempre più importante. Se noi, un'analisi che è stata fatta recentemente a livello istituzionale, per esempio, ha previsto che c'è una concentrazione da parte degli studi associati, delle società, tra professionisti rispetto agli avvocati costituiti in forma individuale. Abbiamo notato, ci confermano alcune indicazioni, per esempio tra Roma e Milano recentemente c'è stato uno spostamento dei praticanti in modo rilevante, tutti su Milano. A Roma c'è stata una diminuzione dei praticanti, questo forse è positivo perché poi probabilmente ritorneranno, ma c'è stata anche una rilevante presenza di praticanti che continuano a svolgere l'attività negli studi associati, negli studi internazionali. Io ne parlo perché so che molti degli studi che ci stanno seguendo, vedo oggi siamo molto numerosi e quindi sono proprio studi internazionali, e che c'è un dato negativo a mio avviso che ho sempre rilevato, che molti di questi giovani che entrano a far parte degli studi certamente guadagnano molto di più di quanto abbiamo guadagnato noi quando abbiamo fatto la pratica
Io non posso dire quanto guadagnavo, perché riuscivo esattamente, allora fumavo a comprare il pacchetto di sigarette, quindi mi bastavano solo per quello, poi dovevo chiamare mio padre per farmi mandare i soldi, perché ero fuori sede. Quindi, oggi guadagno di più, però c'è un lato negativo su cui bisogna fare attenzione, questo è un invito che faccio ai giovani, è di non concentrarsi esclusivamente su un settore, di una materia, perché nel momento in cui poi uno è costretto a fare la libera professione, rischia quel discorso delle specializzazioni di cui parlavamo prima. Quello che sta succedendo è proprio questo, che molti in questi studi svolgono soltanto quell'attività singola per tutta la durata della pratica e per gli anni successivi. E molti di quelle persone poi si sono trovate, ma questo è un fatto che capita ormai da tanti anni, in difficoltà per svolgere l'attività professionale. Sì, benissimo specializzarsi, va benissimo, perché crearsi un settore di specializzazione significa anche trovare lavoro, no? Perché significa avere la qualità, la competenza in quella materia, però bisogna continuare a considerare l'attività professionale complessiva, perché poi solo quello non basta per svolgere la professione, a meno che non sia in una struttura e continua a essere in una struttura in cui c'è chi fa quel particolare settore del diritto bancario, addirittura diviso in 5 settori, cioè uno potrebbe non essere nemmeno esperto di diritto bancario o di diritto tributario o di diritto del lavoro, perché sono tante le problematiche all'interno, quindi che è difficile poi da poter individuare. Per tornare indietro, quello che è importante evidenziare, noi abbiamo cominciato a parlare del codice deontologico e della legge professionale 2012, abbiamo detto che c'era una legge del 36, però voglio ricordarlo perché è molto importante, che c'è stata la prima legge professionale del 1874, pensate, la legge dell'8 giugno del 1874 per gli avvocati, poi ce n'è stata una successiva a luglio, un regio decreto a luglio, quindi, mentre quella dei notai, a sentire dire sono più vecchi e più importanti di noi, invece ancora non c'era la legge, è stata attivata successivamente. C'è tutta una normativa che è venuta in essere negli anni 33, 34, poi nel 47 con le problematiche poi c'è stata una grossa interruzione e una rivoluzione, Carlo l'ha accennato, la famosa legge Bersani, che ha creato non soltanto problemi rispetto alle nostre parcelle, la modalità, la parcellazione nel tempo, come veniva chiamato, ma anche sul modo di fare la professione. Con la legge 247 c'è una nuova regolamentazione, ci sono comunque molti problemi. All'interno delle associazioni professionali si continua ad evidenziare le lacune e i problemi che ha fatto nascere questa nuova legge. Addirittura qualcuno continua a dire che era meglio la legge del 33, perché era rimasta con quei principi fondamentali che hanno caratterizzato la nostra professione per 40 anni, per 70 anni. Quindi, ma adesso noi dobbiamo parlare della nuova legge professionale. Carlo ci ha ricordato che i riferimenti normativi noi li troviamo anche nella Costituzione, articolo 24 e articolo 33, i riferimenti normativi li troviamo nel codice civile dal 2229 in poi, cioè il codice civile sull'esercizio delle professioni intellettuali, e poi naturalmente oggi li troviamo nella 247 del 2012, e nel codice deontologico e nei 35-33, adesso non ricordo esattamente il numero dei decreti attuativi della legge 247, che hanno toccato quasi tutti i provvedimenti. Ci sono alcune problematiche che sono rimaste così in sospeso, che erano state collocate nella legge 247, riguardo il problema dell'esclusività dell'attività stragiudiziale per gli avvocati. È un problema che era stato inserito nella normativa, ma di fatto non ha trovato attuazione, perché, come ben sappiamo, l'attività stragiudiziale viene svolta non soltanto dagli avvocati, ma viene svolta da altri professionisti e anche da
non professionisti, perché c'è gente che svolge attività professionale, ma vedremo se con prossimi passaggi riusciremo ad inserire questa problematica, così come non è stato facile inserire il problema dell'equo compenso. L'equo compenso, il legislatore, dopo la legge 247, ha inserito l'articolo 13 bis per stabilire e per risolvere i problemi che erano nati dalla libertà, usiamo questo termine, nella gestione del compenso degli avvocati. Abbiamo avuto un famoso ministero gestito da un ministro che oggi non è più un ministro, che aveva fatto un provvedimento dove era scritto che l'avvocato doveva svolgere l'attività di consulenza e di assistenza al ministero gratuitamente, perché già era un regalo per far parte, è stato oggetto di contestazione. Ci sono alcuni comuni che hanno approvato recentemente, ci sono stati due provvedimenti del TAR, ma il problema dell'equo compenso non è stato risolto ed è uno dei problemi fondamentali, perché è stata la rovina economica di una maggioranza degli avvocati, perché le banche, le finanziarie, le compagnie di assicurazione hanno, tra virgolette, con l'eliminazione del vecchio sistema di parcellazione, applicato delle convenzioni assurde, strozzando e imponendo agli avvocati, che devono essere considerati dei lavoratori, come sono tutelati tutti gli altri lavoratori italiani, delle assurde convenzioni che hanno determinato addirittura l'obbligo di svolgere l'attività a costi bassissimi e hanno creato grossi problemi economici a tutta l'avvocatura. Oggi ancora ci sono dei problemi economici, come ben sappiamo, determinati non soltanto dalla pandemia, ma basta vedere la situazione che è emersa dall'ultima indagine, è stata fatta dalla Censis come incarico della Cassa Forense, per vedere qual è la situazione della Cassa. Ho letto ieri, l'altro ieri, che applicando il nuovo sistema fino a 85.000 euro, la flat tax, l'80% degli avvocati italiani entrerebbe in questa flat tax. Oggi ho sentito in televisione questa mattina che probabilmente verrà bocciata dalla Comunità Europea, perché è una violazione dei principi del tributari, eccetera, eccetera, imposta dal PNRR, di queste novità. Adesso vedremo. Non passerà. No, sembra di no, perché c'è stata una contestazione proprio questa mattina o ieri da parte della Comunità Europea. Quello significa che gli avvocati con fino a 85.000 euro pagano 15%, mi pare che doveva essere l'importo. E diciamo che è una bella, bella cosa rispetto all'attuale situazione, dove siamo obbligati naturalmente a pagare il 45-46% di... Ma lì ci sono le detrazioni, invece il 15% no. Però la differenza è enorme, si parla di 15.000 euro di differenza in meno all'anno, con un fatturato di 80.000 euro, 85.000 euro. Cioè, rispetto a un dipendente che ha lo stesso valore di affari di 85.000 euro, la differenza è di 15.000 euro in meno. E quindi dal punto di vista importante. Ma è logico che è sbagliato applicare il discorso al dipendente, perché il dipendente ha il 27 o il 25 quando ha lo stipendio fisso, se ne sta a casa, se sta male sta benissimo a casa a riposarsi. Io ringrazio Dio di non aver quasi mai avuto problemi di malattia, e quindi, perché altrimenti sarebbero stati grossi guai. La professione quindi ha necessità di avere nuove opportunità di lavoro. Devo dire che c'è stato mancato coordinamento da parte delle nostre istituzioni forense. Non voglio fare una critica a nessuno, ma è generale. Ma quando poi leggiamo, per esempio, che le ultime disposizioni hanno sottratto agli ordini la possibilità, sia pure indirettamente, di gestire con i rapporti con i tribunali, per esempio, l'attività di curatori fallimentari, di commissari, eccetera, perché la normativa, il codice ha stabilito che deve essere gestita a livello nazionale dal Ministero della Giustizia,
E quindi domanda qual è perché è stata svolta questa, perché è stato sottratto questa attività agli ordini. Sto parlando non solo degli ordini degli avvocati, ma anche dei dottori commercialisti. E quindi c'è stato poco interesse nei confronti del legislatore. Oggi, leggendo, Carlo ha parlato di mediazione, abbiamo scoperto che nella riforma Cartabia è previsto che la mediazione volontaria può essere fatta direttamente dalla parte senza la presenza dell'avvocato. Anche là è un grosso problema perché non è una cosa semplice, no, fare la mediazione. Già è difficile fare la mediazione quando si ha l'assistenza, ma la singola parte che fa un'istanza di mediazione, voglio vedere che cosa succede. Così il problema che anche nel settore della gestione della crisi di impresa e dell'insolvenza, le nuove figure che sono nate, c'è stata una disattenzione da parte degli ordini o da parte degli enti che rappresentano l'avvocatura, perché la maggior parte degli incarichi che sono stati affidati recentemente sono andati ai nostri cugini dottori commercialisti. Io non ho nulla contro i dottori commercialisti, però ho qualcosa da rivedere anche sul fatto che il nuovo processo tributario prevede che il giudice tributario, quello che di ruolo, quello che entrerà in vigore, può farlo anche il dottore commercialista oltre all'avvocato. E quindi, come vedete, ci sono dei grossi problemi su cui bisogna un attimino fare attenzione proprio perché è necessario individuare nuove opportunità per l'avvocatura. Un altro punto molto importante, sempre della legge professionale, non parlo già della libertà, autonomia e indipendenza, che ne ha parlato l'avvocato Testa, ma parlo dell'esercizio dell'attività professionale. L'articolo 21 della legge professionale, questo è uno dei decreti che è rimasto bloccato, perché l'articolo 21 prevede appunto che l'avvocato, obbligo dell'avvocato di esercitare la propria attività professionale in modo effettivo, continuativo, abituale e permanente. Le modalità per svolgere questa attività sono demandate dice l'articolo, vanno demandate a un decreto ministeriale. Il decreto ministeriale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25 gennaio, febbraio, scusate, 2016, il numero 47, ma è rimasto là perché ha avuto una serie di problemi e poi non è stato portato in attuazione perché altrimenti avrebbe creato una marea di problemi nei confronti dell'avvocatura. Nel decreto ministeriale vengono stabiliti paletti, è stato eliminato il discorso del reddito, che era prima visto nella prima formulazione, è stato eliminato il discorso del numero delle pratiche obbligatorie da una modifica recente fatta dal legislatore, Prima era perché 5 gradi la l'anno. Comunità Europea ci ha fatto la contestazione. Ma è rimasto l'obbligo del codice fiscale, va bene, è rimasto l'obbligo della PEC, va bene, perché è una cosa importante, ma è rimasto soprattutto l'obbligo della formazione professionale. Anche quello va bene, ma c'è un piccolissimo problema che mentre la PEC io non ce l'ho, la posso acquisire e salvo la posizione per quanto riguarda la mia attività. L'esercizio effettivo, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi previsti dal regolamento del Consiglio Nazionale Forense, 20 o 15 ore come si è stabilito, ai sensi della normativa del decreto ministeriale 47 del 2016, io rischio di trovarmi con un procedimento disciplinare attivato dal Consiglio dell'Ordine. E che con la conseguenza che andando in porto il procedimento disciplinare, quindi sempre con le procedure naturalmente della sentenza, la possibilità di impugnare il provvedimento, eccetera, una volta diventato definitivo, io devo restare fuori dall'albo per un anno e quindi immaginate quali potrebbero essere le conseguenze, perché non posso recuperare la formazione che non ho fatto. Io immagino le situazioni degli ordini grandi, ma forse anche degli ordini piccoli, per capire, nonostante i vari esoneri che sono stati attivati per l'età, per problemi familiari e quanto altro, per capire che
Quanto saranno? Stiamo parlando di forse di qualche centinaio, se non di qualche migliaia di colleghi che non ha o completato o addirittura fatto completamente la formazione professionale. È prevista la legge professionale, è prevista il nostro codice deontologico, ma in molti casi non applicando il decreto ministeriale 47 del 2016, sostanzialmente, e il Consiglio dovrebbe attivare. La fortuna è che non è stata ancora dal Ministero attuata la norma, perché manca la struttura necessaria per le comunicazioni al Consiglio, dei Consigli dell'Ordine, quindi alcuni consigli avevano cominciato ad applicare questa normativa, poi l'hanno sospesa proprio in attesa di, dal 2016 siamo al 2022, sono passati 6 anni, il Ministero probabilmente non ha fatto quel provvedimento di regolamentazione delle modalità con cui bisognava accertare la violazione della norma, e quindi sostanzialmente tutto questo ha determinato la non applicazione fino ad oggi. Speriamo di continuare in questa questione, ma noi avevamo più volte sollevato questo problema al Consiglio Nazionale Forense, ai Consigli dell'Ordine, cioè la necessità di quantomeno di modificare quella norma, di applicare magari una sanzione, che poteva essere un avvertimento, magari una censura, ma non la sospensione o la cancellazione dall'albo. Si parla di cancellazione dall'albo, è impossibilità di riscriversi se non decorso un anno. Quindi immagina un po' cosa, quale potrebbe essere l'effetto, cioè tu dovresti cancellarti dall'albo, non fai più l'avvocato per un anno e poi ricominci dopo un anno. Non è impossibile, significa la rovina totale, perché già il fatto, facendo le corna delle sospensioni di quei problemi, determina grossi problemi sulla necessità di comunicarlo al cliente, che poi sull'impossibilità di svolgere l'attività, però dice ma la scusa, ma io non faccio attività giudiziaria, ma faccio attività stragiudiziaria. Stragiudiziale, perché l'attività è uguale all'attività. Non è che non lo puoi fare questa giudiziale, se sei lo speso. Non la dovresti fare come singolo cittadino, non come avvocato, dice, però ci sono diverse sentenze in cui dicono invece che avendo svolto quell'attività è una continuazione dell'attività precedente. Certo. Come vedete, i problemi riguardo alla nostra normativa, vediamo se riusciamo a vedere qualche altra cosa, se no aspettiamo un attimino. Se vedo che la consigliere Stoppani sta ancora facendo l'incontro a distanza con tutto il Consiglio Nazionale Forense, speriamo in buone notizie, ma posso andare avanti ancora per qualche minuto per vedere un attimino e soffermarmi sull'altro problema che abbiamo sollevato prima riguardo la struttura dell'ordinamento, della struttura degli ordini forensi, dell'ordine forense, che è nella sua duplice articolazione di ordine forense circondariale e poi il Consiglio Nazionale Forense. Anche qua c'è una rivoluzione che è stata portata dalla legge 247, riguarda il numero dei consiglieri, riguarda le modalità di elezione del Consiglio dell'Ordine circondariale. Tanto è che il legislatore, proprio per una serie di problemi che erano sorti nell'interpretazione di un articolo che era stato che era previsto nella legge 247, l'articolo 28, è stato costretto ad abrogare l'articolo ed a pubblicare una nuova legge nel 2017, la 113, che ha regolamentato il diritto di voto, l'ineleggibilità, il risultato risultano eletti, morte, dimissione, perché il sistema precedente era basato sulla non subentro, per esempio, del primo eletto, ma sulla necessità di rifare l'elezione quando in caso di morte o di dimissione di qualcuno, quindi si creavano grandi problemi sul quorum necessario, c'erano problemi sull'ineleggibilità. Anche qua ne vedremo, scusate per chi è interessato, delle belle nei prossimi mesi, perché ci sono diverse sentenze della Cassazione sulla ineleggibilità, sulla impossibilità di svolgere le funzioni di consigliere dell'ordine per 2 mandati. Adesso, oltre 2 mandati. Certo, oltre 2 mandati.
adesso c'è se chi ha svolto meno un mandato meno di 4 anni è elegibile o è ineleggibile. Questo è un principio che parlo io, che ho fatto 19 anni e 5 mesi, come qualcuno mi ha contato, io non l'avevo contato, al Consiglio dell'Ordine, quindi e 14 anni alla cassa, quindi. Però io alla cassa, quando abbiamo fatto il principio dell'ineleggibilità, io sono stato uno di quelli che ha votato, e poi dando le dimissioni naturalmente, a favore, perché era importante, ed è importante anche questo, perché specialmente in alcuni ordini, in piccoli ordini, abbiamo avuto presidenti che sono rimasti presidenti del Consiglio dell'Ordine a vita. Ce ne sono stati molti di consigli dell'Ordine. Poi c'è un po' che è cambiata questa normativa, e quindi c'è stato poi c'è una novità sullo Consiglio, sul Congresso Nazionale, che è stato fatto recentemente a Lecce. Anche là ci sono state introdotte grandi modifiche che hanno determinato la pubblicazione di un centinaio di mozioni. Quella è l'altra cosa che io non sono riuscito mai a capire. Ho visto queste mozioni, che ci fanno? Non so di che dirti. Stavo dicendo l'altro giorno a uno dei delegati che ha partecipato al congresso di Lecce: se vai a vedere i dottori commercialisti, normalmente le mozioni sono 4-5, i notai sono massimo 2, non di più. Noi ne facciamo 200. Poi sono tornati nella sede dicendo: hanno approvato tutte le nostre mozioni, l'una contro l'altra. No? Ma se tu senti i colleghi adesso che ci stanno seguendo, molti dei colleghi dicono che sono le mozioni, perché dovrebbero essere le indicazioni su cui poi l'organismo congressuale forense, l'OCF, che oggi è coordinato da un collega romano, dovrebbe poi svolgere negli anni successivi le funzioni, la spinta, la pressione nei confronti del legislatore per l'applicazione, la modifica delle norme e quanto altro. Vedo, fortunatamente, così mi dispensa la nostra consigliere nazionale, che ha litigato, dico ha litigato perché la vedo dallo svolto. Esatto. Metti qua, sì, certo. Con gli altri consiglieri nazionali o con no, la commissione. No, solo con un gruppetto, qualcuno era d'accordo. Qualcuno era d'accordo sulle tue idee, va bene. Allora, noi abbiamo fatto una carrellata del codice deontologico, della legge professionale. Tu volevi parlarci di un argomento molto delicato, che sì, non, molto noi delicato, non abbiamo mai molto capito. Complicato. Allora, vi ho già presentato prima Isabella Stoppani, consigliere nazionale, che rappresenta il distretto della Corte d'Appello di Roma. E quindi in questi 4 anni è stata presente, più che presente. Stavo dicendo una parolaccia, ma non la voglio dire. Ho fatto battaglia, ecco, come diciamo, sempre. Io non volevo dire questo, però e questo già è positivo, perché significa che ti sei fatta, come dire, individuare, ti sei fatta riconoscere. No, io parto sempre dall'idea che rappresento l'avvocatura. Faccio logico. Parte di un'istituzione, e in quanto tale, d'altronde sono principi che i colleghi hanno rispettato ogni volta che si sono trovati appunto a rivestire un ruolo nelle istituzioni, e l'unico interesse è quello di tutelare l'avvocatura comunque, ma in particolare rappresentare e quindi salvaguardare l'istituzione che rappresenta poi in realtà tutti gli avvocati. E costruire il futuro dell'avvocatura, certo, soprattutto. Certo, preoccupandosi anche proprio di quello. La tutela dell'avvocatura significa da un lato far conoscere la deontologia e quindi poterla far rispettare, e quindi purtroppo poi anche occuparsi di quello che è la disciplina, ma dopo averla fatta conoscere bene. Perché Domenico, io ti devo dire che sono sempre grata all'attività che tu svolgi da tanti anni, perché riesci a far conoscere regolarmente, io ho partecipato in alcune occasioni a degli aspetti particolari della disciplina, ma indubbiamente è fondamentale spiegarlo, il codice deontologico, agli avvocati, perché troppe volte non si conosce, non si conoscono le interpretazioni, e spesso, devo dire, Domenico, visto che hai fatto presente facendo funzioni recentemente, spesso la disciplina del Consiglio Nazionale. Sì. Visto delle sentenze tue, insomma. Sì, ma quello poi, sai, ovviamente
le sentenze hanno, sono frutto di una decisione collegiale, il relatore ovviamente, fra le altre cose, c'è questa anomalia che per la legge istitutiva le sentenze del Consiglio Nazionale Forense non sono firmate dal presidente, dall'estensore o relatore come in Cassazione, ma dal segretario, quindi in realtà c'è l'individuazione come relatore, però poi non c'è la sottoscrizione. A me piaceva, cioè non piacevo, visto che fra gli argomenti che Domenica aveva individuato era quello di trattare in maniera, io spero, abbastanza sintetica per non confondere ancora di più, quello che è il problema delle specializzazioni, che è una richiesta avanzata dall'avvocatura da tantissimi anni e che era stata fatta propria nel testo della legge professionale forense, la 247 del 2012, all'articolo 9, che vi leggerei rapidamente perché almeno si chiariscono alcuni aspetti. Allora, è riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che, a prescindere da quello che dice l'articolo, devono essere stabilite con un regolamento adottato dal Ministro della Giustizia previo parere del Consiglio Nazionale Forense ai sensi di altro comma, altro articolo dello stesso testo. Si può conseguire all'esito di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione. I percorsi formativi sono organizzati presso facoltà di giurisprudenza, quindi ci sono degli accordi e delle convenzioni con percorsi di alta formazione, anche con i consigli degli ordini territoriali. In realtà ci sono anche qui le università, che sono quelle riconosciute dallo Stato, quindi anche lì ci può essere un dubbio fra alcune telematiche, altre meno, per quanto riguarda la possibilità di stipulare queste convenzioni. E praticamente il conseguimento è riservato agli avvocati che hanno maturato una certa anzianità di iscrizione all'albo avvocati, ininterrottamente senza sospensioni di almeno 8 anni e che dimostrino di aver esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi 5 anni. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione invece della partecipazione ai corsi, nonché ai fini della valutazione della comprovata esperienza, spetta esclusivamente al Consiglio Nazionale Forense. Il regolamento, quello di cui avevamo detto sopra, stabilisce parametri e criteri sui quali si valuta l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal Consiglio Nazionale Forense nei casi previsti appunto dal regolamento. Il conseguimento, ecco, questo è estremamente importante, il comma 7 chiarisce che il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale, nel senso che, no, tante volte qualcuno si chiede, dice, ma io se ho, non so, non sono specialista oppure lo sono in penale, non posso fare l'avvocato in civile? No, cioè quindi chiariamo... Sarà disciplinare, perché magari qualcuno potrebbe dire, un terzo, un cliente malafede, dice, ma tu non hai fatto una cosa di divorzio con te, non eri magari uno specializzato. Diciamo che non c'è nessuna riserva. Questo però che dice lui è sempre importante. No, ma non è un problema. Se io sono problema. Specialista, che ne so, in diritto del lavoro, e faccio una causa, che ne so, in diritto commerciale di divorzio, e va in un certo modo, qualcuno mi potrebbe fare risposto? Secondo me no, assolutamente, proprio... No, perché proprio c'è scritto che non comporta riserva di attività professionale, vuol dire che lo può fare anche un altro che non è specialista. Significa che io sono sempre l'avvocato generalista. Certo, anzi, io posso anche dire una cosa estremamente interessante, che poco prima di cambiamento della compagine governativa c'era stata, un po' di tempo prima, una riunione del Consiglio Nazionale Forense col Ministro Cartabia, la quale ha chiarito che è vero che è fondamentale la specializzazione, è vero che ci deve essere questa unione fra il Ministero dell'Università, fra il Ministero della Giustizia, il CNF o comunque l'Avvocatura, ma è anche vero che è fondamentale che gli avvocati abbiano una conoscenza ampia, perché altrimenti può succedere quello che succede fra i medici, cioè che chiaramente
non lo so, un chirurgo non sa nulla di un problema di pressione e così via, quindi invitava anche il ministro proprio a avere una cultura di carattere generale, esatto, per cui poi ci saranno sicuramente dei settori di grande specializzazione, ma questo non toglie che ci debba essere una conoscenza a ampio spettro, proprio per evitare poi, in quel caso, magari dei problemi di incompetenza quando si toccano altri settori. L'ultima cosa, gli avvocati, docenti, universitari di ruolo di materie giuridiche e coloro che all'entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il titolo, cioè chiaramente questo significa che a prescindere dalla specializzazione come avvocato, chi ha il percorso universitario poteva indicare il titolo con la docente in, esatto. Docente in, anzi, non specializzato in. Assolutamente no, ma soprattutto chiarendo bene qual era, perché troppe volte qualcuno si è attribuito il titolo di professore. Docente di ginnastica. No, anche per perché sono solo i professori gli ordinari e gli associati. Cioè, posso mettere il prof? Esatto, cioè non si può utilizzare. Su questo non sono d'accordo. Anche ci sono delle pronunce, no? Sì, ma se non si deve mettere incaricato. Deve incaricare, deve se scrivere. No, se no va scritto, va, non si può mettere professore no, e basta. No, bisogna mettere professore a contratto, professore incaricato, professore. Okay. Però con una specifica, perché per legge altrimenti il titolo di professore Tucur è solo per gli associati esattamente di prima e seconda fascia, quindi ordinari e associati. Questo era la legge, e il richiamo all'articolo 9 c'è anche nell'articolo 29, che è l'articolo che nella legge professionale si occupa di quelli che sono i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine. Dice proprio che il Consiglio dell'Ordine promuove, ai sensi dell'articolo 9,3, quindi richiamando quello che vi avevo detto prima, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, scusatemi, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui l'articolo 35,1 lettera S. Scusatemi. Mi prendo una caramellina. Argomento spinoso. Sì, mi fa venire. Ti fa venire la tosse, immagino anche io dove studiare. E praticamente fa riferimento alle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative che sono iscritte nell'elenco. Piano. Un bicchiere d'acqua. Cioè. Sì. L'acqua ce l'ha, però un bicchiere d'acqua. Bevi direttamente la bottiglia, dai. Scusatemi. Associazioni, appunto, che sono le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative inserite nell'elenco tenuto dal Consiglio Nazionale Forense insieme all'elenco delle associazioni maggiormente rappresentative generaliste. Quindi la previsione era contenuta nella legge professionale. Dopo un lungo dibattito uscì il decreto 144 del 12 agosto 2015 del Ministero della Giustizia, che prevedeva appunto contenente le disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Questo regolamento che prevedeva in particolare all'articolo 3, all'articolo 2 prevedeva che il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio Nazionale Forense in esito al percorso formativo previsto o dalla comprovata esperienza professionale, e in questo caso fa riferimento ovviamente agli articoli della legge professionale. E comma 3, purtroppo spesso violato, commette illecito disciplinare l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito. E sappiamo che ci sono moltissimi, perché quando si parla di studio specializzato in è già un altro discorso, oppure di esperto in quella materia, ma dire io sono specialista in... Lo può fare, senza... Esatto.
Allora, l'articolo 3 prevedeva quelli che erano i settori di specializzazione. Relazioni familiari, persone e minori, diritto agrario, reali di proprietà, locazione e condominio, ambiente, industriale, proprietà intellettuale, commercio, concorrenza e societario, successorio, esecuzione forzata, fallimentare e procedure concorsuali, bancario e finanziario, tributario, fiscale e doganale, navigazione e trasporti, lavoro, sindacale, previdenza e assistenza sociale, Unione Europea, internazionale, penale, amministrativo, informatica. Questo, la materia civilistica era stata frazionata. Era stata frazionata. Penale, amministrativo era rimasto uguale. Esatto. Cioè, io da penalista sono specialista in tutto. Sì. Civilista no. Comunque, a parte una serie di altri articoli che poi sono sostanzialmente rimasti con delle piccole modifiche, c'era sulla comprovata esperienza la previsione nell'articolo 6,4 che sarebbe stato il Consiglio Nazionale Forense a convocare chi richiedeva l'attribuzione della specializzazione per sottoporlo a un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione. Allora, a parte un'altra serie di punti che poi sono stati oggetto comunque anche loro di contestazione, contro questo regolamento sono stati fatti diversi ricorsi al TAR Lazio, anche dalla sottoscritta, e poi appello davanti al Consiglio di Stato, perché il TAR Lazio ha accolto una serie di rilievi. I rilievi principali che poi sono stati oggetto delle 5-6 sentenze del TAR e delle due sentenze, perché poi sono stati riuniti in Consiglio di Stato, praticamente riguardavano da un lato proprio questo elenco così poco ragionevole, perché il Consiglio di Stato ha proprio rilevato, il TAR prima e il Consiglio di Stato dopo, ha rilevato l'estrema irragionevolezza di questo elenco, che da un lato non era esaustivo, dall'altro era specifico solo per il civile e non per gli altri settori, mancavano anche molte altre cose, e quindi da questo punto di vista questo articolo è stato ritenuto, perlomeno per questa parte, illegittimo. L'altro, soprattutto per la comprovata esperienza, era quella di praticamente sottoporre, perché la previsione così ampia dice convoca l'iscritto il CNF per un colloquio, sembrava quasi che un avvocato di comprovata esperienza dovesse essere sottoposto a un esame da parte di qualcuno per conto del Consiglio Nazionale Forense nel settore, quindi rifaceva un esame di diritto penale su tutta la materia del penale o così via. Chiaramente è stato fatto anche una serie di esemplificazioni nei ricorsi. Un avvocato esperto di diritto della navigazione, particolarmente esperto, è uno dei settori dove normalmente appunto c'è una competenza in un settore specifica, chiaramente poteva trovarsi davanti qualcuno del CNF o indicato dal CNF che non sapeva nemmeno cos'era il diritto della navigazione, da un lato, e dall'altro anche si è contestato il numero degli affari che dovevano essere trattati per poter avere il riconoscimento della comprovata esperienza. Stesso esempio, diritto della navigazione, ci sono dei settori dove un avvocato che fa solo quello magari fa 3 contenziosi all'anno se ce li ha, rilevantissimi, perché l'argomento e la materia è estremamente difficile, ma può essere anche estremamente complessa, e quindi non aveva molto senso non prevedere quantomeno una deroga per quello che era il numero degli affari che dimostrassero la continuità professionale. E la continuità professionale. Quindici anno. Ma voglio dire, io conosco un professore di navigazione che è un ottimo avvocato di navigazione, che ne fa 2 all'anno. Chiaramente. Cosa è successo? Che annullato dal Consiglio di Stato in via definitiva una parte di questi regolamenti, di questo regolamento, si è arrivati dopo una lunga serie di modifiche all'approvazione,
Esatto, ho cercato di prendere un po' di... Con il decreto, sempre il Ministero della Giustizia, 163 del 1 ottobre 2020, che ha praticamente modificato, integrandolo, il decreto precedente. Vediamo quali sono soprattutto gli interventi più interessanti. Allora, intanto è stato tolto il comma 3 dell'articolo 2 che avevamo detto prima essere assolutamente irragionevole. Poi, anche perché sulla deontologia c'era una previsione deontologica, sappiamo bene, abbiamo anche fatto una battaglia come avvocatura, che non può essere un decreto ministeriale che dice qual è un illecito deontologico. Cioè, chiaramente l'illecito è già previsto nel nostro codice, e quindi quel comma è stato eliminato. Invece è stato sostituito integralmente l'articolo 3 che riguardava i settori di specializzazione. E anche questo è molto interessante, perché intanto dice che l'avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due di tali settori. Quindi tenete presente che qui stiamo parlando di settore, quindi chiaramente un campo più ampio: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto tributario. Scusa se ti interrompo, quindi io posso tenere diritto civile e penale, sì. Tutte e due, sì. Puoi fare tutto, allora. Tributario, doganale, fiscalità internazionale, specializzato in diritto civile e diritto penale. Invece di restringere hanno allargato. Diritto internazionale, diritto dell'Unione Europea, diritto dei trasporti e della navigazione, diritto della concorrenza, diritto dell'informazione e della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali, diritto della persona, relazioni familiari e minorenni, tutela dei diritti umani e protezione internazionale, diritto dello sport. Il comma 2 dice: nei settori di cui alle lettere A, B e C, cioè civile, penale e amministrativo, il titolo di specialista si acquisisce a seguito della frequenza con profitto dei percorsi formativi, e poi semmai in un'altra occasione, sì, Domenico vi spiegherà quali sono, perché anche questo è abbastanza complicato, ovvero dell'accertamento della comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione indicati nei commi 3, 4 e 5, in conformità alle disposizioni del presente regolamento. Quindi ricordiamoci che si possono avere due specializzazioni in due settori su tre, anzi non sono più tre, sì, nei primi tre, cioè due su fra questi qua, sì, fra tutti quanti. Però negli indirizzi di specializzazione di questi commi successivi, praticamente si parla di indirizzi, cioè nell'ambito dei tre settori civile, penale e amministrativo vengono individuati dei chiamiamoli sottosettori, che però, ricordatevi, si chiamano indirizzi, perché io posso indicarne tre, è previsto dopo. No, nel senso che io posso dire: io sono specialista in diritto civile e in diritto penale, e sono specialista nell'indirizzo di successioni, commerciale e societario. Io studio legale per il mio Carlo Testa, no? Mentre specialista in diritto civile e penale, magari ho quattro avvocati. Vabbè, quello ogni avvocato, il titolo non è allo studio, il titolo è all'avvocato. Se lo so, però attenzione, che potrebbe essere messo. Sì, però voglio dire, questa forma che sto dicendo io, che uno, non è una forma corretta. Che uno, no, non è corretto dire che quello è specializzato in. Però quando parli dello studio che si occupa di, quello è un altro discorso. Cioè, se tu nell'ambito dello studio hai 10 avvocati, ognuno dei quali è, uno è specializzato in, che ne so, navigazione, un altro è specializzato in penale, indirizzo, informazione internet e nuove tecnologie, sì. Cioè è chiaro, però quello che risulta dal regolamento è che tu puoi chiedere la specializzazione in due settori,
che non sono più solo civile, penale e amministrativo, ma sono tutti quelli indicati fino al diritto dello sport. E nell'ambito del settore di cui tu dici, devi indicare, puoi, non si capisce bene, se puoi o devi arrivare fino a tre. Se puoi o devi. Così come non si sa se lo devi fare per tre in ogni settore. Un po' c'è dolore. Perché però se io dico diritto civile, dico tutto. Se dico diritto civile, poi con indirizzo, però esecuzione immobiliare, eccetera. Io Domenico, tu puoi avere interesse, per esempio. Guarda, io l'ho letto pure, ma non ho capito. Non so, ma tu puoi avere interesse a dire. La formulazione. No, puoi avere interesse a dire: io sono specializzato in diritto civile negli indirizzi famiglia, successioni e un altro di questi. Può essere un tuo interesse, se no metti solo che sei specializzato in diritto civile. È una scelta individuale. Che significa anche se tu ti occupi in amministrativo, per esempio, forse è più facile l'esempio, perché, scusami, io voglio solo finire un attimo, quindi avevamo visto quelli civili, in penale c'è penale della persona, della pubblica amministrazione, ambiente urbanistico edilizia, economia e impresa, criminalità organizzata e misure di prevenzione, esecuzione penale, informazione internet e nuove tecnologie, che vuol dire che, per esempio, io posso essere un penalista, quindi diritto penale come settore, e come indirizzo ambiente urbanistico e edilizia e magari economia dell'impresa, cioè non faccio il penale quello che si dice di sangue, no? Esatto. Cioè mi occupo di un altro settore. Sì, sì. Può essere invece che uno voglia solo chiarire che è un buon penalista, nel senso che lui viene considerato specializzato in diritto penale. Che può essere anche fare tutto, certo. Perché questo torniamo al discorso che la specializzazione va bene, ma non è detto che sia l'ideale. Non ti elimina quello generale, certo. Quindi, anzi, certe volte un avvocato amministrativista che passa da una cosa all'altra ha un'esperienza e una capacità di affrontare nel nostro settore. Io sono un amministrativista, spesso i provvedimenti, se non sono solo appalti o solo ambiente, spaziano da una cosa all'altra, e quindi affidarsi a un amministrativista che fa solo appalti non va bene. Certo. Quindi voglio dire, è chiaro che poi bisognerebbe spiegare soprattutto ai clienti quanto possa esserci di vero dietro a queste indicazioni, controllare che siano corrette, perché sarà ancora più difficile la parte deontologica in questo, no? Lo so. Comunque, tanto per finire, al diritto amministrativo ci sono pubblico impiego e responsabilità amministrativa, urbanistica, edilizia e beni culturali, ambiente e energia, sanitario, istruzione, contratti pubblici, servizi, interesse economico generale, autonomie territoriali e contenzioso elettorale, contabilità pubblica e contenzioso finanziario e statistico. In realtà questo è giustizia contabile, perché non è prevista altrimenti, ma rientra nell'amministrativo, ma fino a un certo punto. Dopodiché proprio c'è una lettera C che aggiunge: l'avvocato specialista può chiedere che nell'elenco siano specificati l'indirizzo o gli indirizzi, sino a un massimo di tre per ogni settore. Quindi può e non deve. Quindi oltre al settore civile, penale, amministrativo, può dire che vengano fino a tre indirizzi. Dopodiché, qui, prendendo atto dell'errore che era stato sollevato, cioè accolto, del vizio che era stato accolto dal Consiglio di Stato, quello che era il colloquio nelle materie del settore di specializzazione, invece è previsto davanti al CNF un colloquio per l'esposizione e la discussione dei titoli presentati e della documentazione prodotta a dimostrazione della comprovata esperienza, che mi sembra una cosa molto... Esatto, cioè devi porti, mandi le cose e poi su quelle si può discutere. Non so come va la CNF con 12.000 domande. No, quello, guarda, io sto dando una mano perché non mi sono voluto occupare della commissione, perché ero un'eretica, nel senso che avevo delle punti di vista abbastanza particolari. Non ho impugnato anche questo regolamento, perché se no non si sarebbe mai ottenuto. Errato, certo. È importante che ci sia. Tanto è previsto, come era previsto anche l'altra volta, la possibilità di modificare i settori, di inserire. Quindi se c'è qualcosa, tanto vale. Esatto. No, lo fa il Ministero. Cioè si chiede al Ministero che ci sia una modifica, una rettifica, un ampliamento.
è un decreto ministeriale. La CNF non ha fatto nessuna linea guida, niente su questo. No, il problema è che le linee guida le deve fare il ministero, c'è cioè una commissione, solo che non si muove. La commissione è stata nominata dalla Cardano. Ma siccome c'era uno dei componenti non avvocati che era particolarmente pignolo, non sapeva molte cose, eccetera, semplicemente si è arenata. Credo che sia stato cambiato o sia in corso di cambiamento, si vedrà. È come la commissione di Torrocinanti. Esatto, ed è la stessa cosa della commissione per quanto riguarda le linee guida, anche per la comprovata esperienza, e come anche quelle che riguardano i programmi delle scuole che devono, che non ci sono ancora. Infatti adesso gli specialisti sono solo i dottori arriviamo, di ricerca, arriviamo al punto dolente, che è quello per il quale in particolare io avrei impugnato il regolamento. Allora, non c'era mai stata una previsione del genere, nemmeno nel testo mandato al CNF per l'approvazione, per il parere, quindi non ho dato il parere, eccetera. A un certo punto, quando esce il regolamento, si vede che nelle disposizioni transitorie e finali, cioè l'articolo 2 del decreto del 2020, al comma 3 dice: il titolo di avvocato specialista può essere conferito dal Consiglio Nazionale Forense anche in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca, ove riconducibile a uno dei settori di specializzazione di quell'articolo 3. È un argomento che mi fa venire. Qualcuno l'ha impugnato, no? Il Tardellazzi ha detto: ma come sarebbe a dire? Gli ordinari l'hanno impugnato. Sì. Ma lì, allora, a questo punto vi racconto, perché risulta dai verbali. Quindi, allora, io ho provato a spiegare, siccome sono arrivate immediatamente una marea di domande di persone che avevano avuto un dottorato di ricerca magari 20 anni fa, certo, o anche 5 anni fa, magari in una materia marginale o magari anche in una materia astratta che può essere riconducibile a quel settore, ma che non ha nessuna concretezza dal punto di vista di un avvocato specialista. Perché io credo che il fatto di aver superato, di avere il titolo di dottore di ricerca, possa anche dire che quel determinato laureato in legge ha approfondito a livello di studio teorico un determinato indirizzo di quel settore, ma sa fare l'avvocato in quel settore, cioè noi qui stiamo parlando di avvocato specialista. Per cui io ho detto: aspettiamo un attimo, e ho provato a spiegare che quando una norma, peraltro questo è un atto amministrativo, esatto, non è una legge, certo, né ha valore di legge, certo, quando mi dice può essere conferito dal Consiglio Nazionale Forense, vuol dire che è una facoltà, certo, riconosciuta al Consiglio Nazionale Forense. E secondo me il Consiglio Nazionale Forense avrebbe potuto non conferire a nessuno, perché poteva valersi di una discrezionalità tecnica, quindi non solo di un potere discrezionale di farlo o meno, ma anche del fatto di dire che se non riteneva che i dottori di ricerca il titolo fosse sufficiente, poi si sarebbero stati fatti dei ricorsi contro questo diniego, e a quel punto si sarebbe tornati a discutere, certo, della validità di questo. Io non ho nulla contro l'Accademia e tantomeno con i dottori di ricerca, però in qualche caso sono anche ottimi avvocati che fanno magari quel contenzioso e lo fanno seriamente, lo fanno da anni, ma altri hanno un pezzo di carta per un titolo preso che non ha nulla a che vedere con l'attività, certo. Purtroppo diciamo che sono finite in minoranza, quindi hanno incominciato a dare il titolo, e quindi in Italia ci sono come avvocati specialisti solo dottori di ricerca. C'erano prima del ricorso al TAR. Aspetta. Dopodiché un professore... Un professore in pensione, devo dire giustamente, ha fatto ricorso contro il fatto che perché un dottore di ricerca sia io professore, no? Perché torniamo al concetto che invece di mettere in evidenza come il titolo di universitario, salvo l'albo speciale dei professori universitari, certo, che è un altro discorso,
dove risulta anche la materia nella quale sono professori universitari, ma il fatto di essere dottore di ricerca non vuol dire che sei un eccellente avvocato di diritto amministrativo nell'indirizzo dell'edilizia e dell'urbanistica. Magari hai fatto un dottorato di ricerca sul 19,6 del testo unico del pubblico impiego. Sì. Che ne sai di edilizia urbanistica? Niente. E sinceramente questo, l'altro aspetto, ma io lo dicevo a tutela della maggior parte degli avvocati, quando ancora sta tutto fermo per quanto riguarda, peggio di tutti secondo me, la comprovata esperienza. Perché c'è gente che da 30 anni fa quel lavoro, lo fa benissimo, è considerato uno dei massimi esperti, non può vantare perché non ha fatto il dottorato di ricerca. E dall'altro lato, per quelli che hanno già fatto, perché c'è stata una previsione che è il comma 2 sempre delle disposizioni transitorie, che sostanzialmente riconosce a chi ha fatto un corso prima che entrasse in vigore il regolamento, che ha fatto un corso che comunque avesse i requisiti, quindi 2 anni, tot numero di ore, eccetera, di, diciamo, convalidare questo corso, questo percorso formativo, però facendo un esame scritto e orale al CNF. Stiamo sistemando il regolamento per la commissione che si deve occupare di questi, perché chiaramente qui ci sarà la commissione che si devono occupare della comprovata esperienza e manca ancora il ministero, che è tutto fermo. Ci sarà la commissione che si deve occupare del 14, questo, il 14,2, e c'è la commissione che dovrà poi valutare quelli dei corsi in corso, certo, o di quelli che verranno. Certo. Allora, tutto questo, commissioni, professori, avvocati, sempre magistrati, a seconda di quelli che sono. Allora, il problema qual è? Secondo me, che sicuramente è utile, soprattutto a livello, diciamo, più internazionale che altro, cioè che ci sia anche in Italia la possibilità di spendere un titolo di specializzato o specialista, in realtà specializzato, per qualcuno che effettivamente da un lato ha interesse a presentarsi così, dall'altro scusatemi, mi sono fatta tutti i controlli e dall'altra però anche una tutela del cittadino, del cliente, perché il vero problema è che troppo spesso i titoli o altro vengono utilizzati, esatto, in maniera impropria. Guarda in televisione quando fanno l'intervista, no? Sì, sì, ma io devo dire, credo che tu, Domenico, te lo possa ricordare. Che vuol dire? Lo mettono l'avvocato matrimonialista, se lo fa. Matrimonialista, se io non c'è scritto specializzato. No. Allora, io sono un avvocato amministrativista, lo posso dire? Esperto. Non sono specializzato in diritto amministrativo, no, però sono un avvocato amministrativista. Però questo lo puoi dire. Sai, sì, in teoria no, sì. Il problema è che io, Domenico se lo ricorda e l'ha appena detto, quando ero al Consiglio dell'Ordine ero riuscita a far passare questa proposta di tenere un elenco che c'è di esperto in. E avevamo fatto questo riprendendo una proposta di Giulio Prosperetti, oggi alla Corte Costituzionale, quando era consigliere dell'Ordine 10 anni prima, aveva detto ma perché non creiamo? E questo era qualcosa di estremamente ragionevole, perché dimostrando di essersi occupato negli ultimi 5 anni di quella materia in particolare e impegnandosi a fare un numero di crediti formativi in quella materia superiore a quelli normali, bene o male, dimostrando questo, davi la possibilità a un qualunque cliente di andare a vedere in questo elenco e di capire quali erano, poi le materie erano le più diverse. Se io dimostravo di occuparmi di diritto della navigazione oppure qualunque altra cosa, perché ho dimostrato al consiglio che lo facevo e soprattutto facevo crediti formativi in quella materia, almeno una parte, perché è evidente che è abbastanza strano vedere gente che non entra in un'aula di penale ma fa crediti in penale perché magari sono più veloci, si fanno prima. L'importante è garantire la serietà poi, no? Sia della formazione che dell'aggiornamento.
e l'altro, tanto è vero questo che eravamo riusciti anche, o meglio, avevamo spiegato all'epoca che il Consiglio dell'Ordine doveva tenere anche l'albo degli specialisti commissari di gara, non perché si volesse facilitare qualcuno, ma perché al Consiglio dell'Ordine arrivavano delle richieste di indicazioni di avvocati. Per sì, perché gli enti pubblici, le scuole per esempio, altro, quando dovevano fare una gara in materia di appalto della mensa o altro, dovevano chiedere fra i commissari degli avvocati, e lo chiedevano al Consiglio dell'Ordine, ma se il Consiglio dell'Ordine dava dei nomi a caso, e anche lì avevamo preparato questo elenco di avvocati esperti in quella, e questo secondo me è qualcosa che garantisce forse altrettanto bene, forse anche di più delle specializzazioni. Il problema è che c'è un blocco incredibile, perché prima di riuscire a far partire quelli per comprovata esperienza e gli altri, le scuole di specializzazione sostanzialmente ormai non funzionano più. No, ma anche lì c'è un c'è solo una scuola, no, non c'è più. Adesso il concorso di magistratura si fa direttamente senza appena laureati. Allora, io direi che possiamo fermarci qua, anche perché su questo argomento dobbiamo tornare, perché a me viene il mal di testa ogni volta che guardo questa cosa, anche perché non saprei come rispondere ai colleghi che faccio, perché il Consiglio nazionale non ha detto niente, non avete fatto niente ancora. Guarda, il io Ministero domenico, non ha fatto assolutamente niente. C'è quel decreto ministeriale che è stato impugnato 3 volte. Adesso ci sono le associazioni professionali, tu lo sai, che stanno facendo i corsi, io non ho capito, poi rilasciano gli attestati, in teoria sono quelle tutti quelli specialistiche maggiormente. Ho capito, che vuol dire specialistica? Mi vuol dire quale associazione professionale specializzata in? Di questi qua ce ne sono 3 associazioni, famiglia, chi ha minori, 3 sono. Amministrativo? Amministrativo 3, vabbè. Questa cosa comunque lavoro, me la riservo. Lavoro, giuslavoristi? Non so. 3.000 in materia di famiglia? Che basta. Litigano fra di loro e basta. Camere e l'altra civili, materia chi la fa? Camere tu che civili. Sei presidente della NAI, per esempio, non lo puoi fare. Noi siamo generaliste. E che vuol dire? Vuol dire che secondo alcune interpretazioni, in virtù di una delle diverse sentenze del Consiglio di Stato, dovremmo forse poterle fare nelle materie dove non ci sono le specialità. Pensa un po', vabbè. Ma vabbè. Io direi dobbiamo fermarci, perché i colleghi dobbiamo chiudere. Spero di non essere stata troppo no, pesante. No, è stata problematica, se è stata, perché c'è stata una situazione. È un argomento. Io per questo ti ho detto parla di quello, perché lo sapevo. Perché mi ha fatto venire la tosse. Ogni volta parlare di questo mi fa venire in me mal di testa, perché è veramente incredibile questa cosa. Guarda, sono passati 6 anni, mica un giorno. Sì, ma sono anche passati 2 anni dall'entrata in vigore del decreto. Benissimo, allora vedo che oggi abbiamo avuto una grande partecipazione. Io saluto i colleghi che hanno partecipato, anzi gli studi che hanno partecipato. Ricordo che c'è la solita procedura. Il titolare dello studio o il delegato dello studio deve raccogliere la firma di tutti i partecipanti nello studio e caricare il foglio con l'autocertificazione che fa sul sito Foro Europeo alle ore 16:30, quindi fra 10 minuti, inserendo il nome dei partecipanti. Questo lo ripeto perché ci sono nuovi che si sono iscritti la settimana scorsa, e automaticamente domani mattina sul profilo di tutti i partecipanti viene attivato il certificato di partecipazione. Il Consiglio Nazionale Forense, siccome eravamo raccomandati dal Consiglio Stappani, ci ha riconosciuto 3 crediti. Devo dire che mi sono arrabbiato all'ultimo convegno, perché per la mediazione, dove hanno partecipato 4 importantissimi mediatori, ha riconosciuto solo 1 credito. Io vorrei domandare a quel consigliere nazionale forense che riconosce sulla mediazione, che è uno degli argomenti dell'avvocato, 1 credito formativo, ma comunque Domenico, non ho fatto... è una commissione, no, questo so. Per dirti che è una commissione, io non so nemmeno chi ci sia, conosco ovviamente il consigliere che si lo occupa, so che io, lo conosco pure, siamo amici pure. Una marea di domande e la commissione non è lei, quindi dipende molto anche da chi capita. Allora, benissimo, noi ci vediamo, per chi ha voglia di continuare ancora, abbiamo 2 eventi previsti per il dicembre, abbiamo un nuovo processo civile il 13-12 e poi
il 2012 abbiamo un incontro sulle problematiche della giustizia digitale, perché come sappiamo entrerà in vigore alcuni problemi sul deposito degli atti in Cassazione, sulla comunicazione, sulla notifica a mezzo PEC e quanto altro. Ci vediamo giovedì prossimo, ringrazio il consigliere nazionale Isabella Stappani che sta qua a fianco a me, perché ci ha ingarbugliato la giornata con la specializzazione. Carlo Tessa naturalmente anche, perché ha parlato come sempre di principi fondamentali della deontologia, lui è un appassionato, ci tiene, ha scritto più di una pubblicazione di un libro, è innamorato soprattutto della deontologia, era contrario al passaggio della deontologia al Consiglio di Disciplina, perché giustamente forse era meglio lasciarla ai consigli dell'ordine. Su questo io ho qualche dubbio, però per un principio di terzietà. Non è terzo nemmeno il CDD. Appunto, perché è stata... No, ma poi soprattutto, tanto per... Problema enorme. Allora, quando il Consiglio distrettuale di disciplina coincide con, ovviamente col distretto di Corte d'Appello. Ah, certo. Quando uno dei fori del distretto di Corte d'Appello, come Roma, ha 25-26 mila avvocati, e gli altri fori ne hanno 1300, eccetera. Per evitare che sia il consigliere del Consiglio di Disciplina nominato da Roma a valutare i romani, quei poveracci che sono molto pochi di tutto il resto del Lazio devono occuparsi di 100 volte più di quello di cui Roma si occupa. Abbiamo un arretrato di 5.000 pratiche. Per forza. Ok. Grazie ancora per la partecipazione, un saluto a tutti quanti, ci vediamo il 13. Grazie a Domenico. Un attimo per disattivo il collegamento.